Buongiorno e benvenuti alla seconda giornata di Spring Archaeology. Prima di iniziare con il terzo panel dedicato alla cultura materiale, vorrei introdurre e ringraziare il professor Stefano Moscadelli, direttore del Dipartimento di Scienze Storiche e di Beni Culturali, che è intervenuto questa mattina per portare i saluti a nome appunto del Dipartimento che rappresenta. Grazie, buongiorno. Sono molto contento di essere qui insieme a voi. Questo è un progetto, questo di Spring Archaeology, che è partito forse ormai più di un anno fa, a cui tenevano molto i miei colleghi giovani archeologi, laureandi, specializzandi, dottorandi, dottori, dottori di ricerca, quindi le leve più giovani che gravitano intorno al nostro dipartimento, e a questo progetto teneva molto naturalmente il corpo docente, che l'ha subito accolto e sostenuto, e naturalmente l'Ateneo in generale. Questo perché, come tutti credo ben sappiate, l'archeologia è un po' uno dei fiori all'occhiello del nostro dipartimento e del nostro Ateneo. Una tradizione importante, illustre, non sto qui a elencare i docenti, gli studiosi, i ricercatori che sono passati nei nostri laboratori e nelle nostre sedi. Quindi crediamo veramente che questi progetti nell'ambito archeologico, soprattutto, che quelli che coinvolgono i giovani, siano un segno della nostra vitalità, della nostra attività. Diciamo che in questo momento siamo un po' dispiaciuti, addolorati, preoccupati dal fatto che, ahimè, siamo costretti solo a vederci e sentirci a distanza. Però chissà, oggi la tecnologia ci permette comunque di stare a contatto, e chissà che tra qualche mese magari si possa fare una seconda puntata di Spring Archeology, magari ritrovandoci tranquilli qui a Siena a passare insieme qualche giorno di ricerca, di studio, di riflessione, ma anche qualche giorno sereno per stare insieme e per divertirci, perché è bello lavorare, studiare e anche, diciamo, divertirci studiando. Quello che mi sento di sottolineare proprio in questo momento è il fatto che, come dire, siamo costretti in questi mesi, siamo stati costretti e siamo ancora, lo saremo probabilmente ancora, costretti a lavorare separatamente nelle nostre stanze, davanti al nostro computer, e quindi, diciamo, a rallentare i contatti, a dilatarli. E questo rischia di far venire un pochino meno quello che è il senso della ricerca. Cioè, fare ricerca non è chiudersi in una stanza o in un laboratorio, in un archivio, in un museo e pretendere di studiare e di lavorare da soli. Fare ricerca è creare una comunità, è creare un gruppo di persone che discutono, che lavorano, che si scambiano idee. Questo è il senso di fare ricerca. E mi sembra che questo convegno, come dire, costituisca un esempio di come, pur tra tante difficoltà, si cerchi di fare gruppo, si cerchi di fare comunità, perché solo facendo comunità si ottengono dei risultati. Ma devo anche dire che per voi archeologi fare ricerca significa, in primo luogo, scendere sul campo, fare scavi. Fare ricerca per voi è soprattutto, in grandissima parte, proprio il lavoro pratico, come per noi archivisti. Io sono un archivista, vivere senza il contatto con le carte per me è una grande sofferenza. Come per voi penso sia essere privati da quel lavoro di gruppo, quel lavoro di riflessione di gruppo che avviene sugli scavi. Ebbene, io vi posso dire che il nostro dipartimento, proprio in questi giorni, sta cercando di gettare le basi per riprendere, appena sarà possibile, gli scavi che abbiamo in programma. Io l'ho detto ai miei colleghi che mi impegnerò proprio in questa direzione, perché credo che si debba tornare
sul campo, si debba tornare sul campo, sui nostri lavori pratici, perché archeologi, archivisti, naturalmente per tanti aspetti, storici dell'arte, eccetera, siamo abituati a lavorare a contatto con quelli che chiamiamo i beni culturali. Ma c'è una considerazione, permettetemi, e poi mi taccio, che voglio fare, che mi capita di fare quando sono coinvolto in iniziative come queste, di saluto e di augurio dei lavori di convegni. Io vorrei ricordare parole di una persona molto più saggia di me, naturalmente, che è stato un filosofo, non sempre, diciamo, non ha goduto forse buona stampa per un certo periodo storiografico, è stato Benedetto Croce, che ci diceva che ogni lavoro che guarda al passato ha il carattere di storia contemporanea, perché remoti e remotissimi che sembrano cronologicamente i fatti che vi entrano, essa in realtà storia sempre relativa al bisogno, alla situazione presente, nella quale quei fatti propagano le loro vibrazioni. Ecco, quindi anche voi da archeologi, quindi guardate verso il passato e ponete al passato domande che scaturiscono dalla vostra contemporaneità e riportate nella contemporaneità le vibrazioni, diceva Croce, no? Che vi vengono dal passato. Questa, direi, questa interazione tra presente e passato giustifica l'attualità del nostro lavoro, dell'archeologia, della storia. E questo è il senso dell'esistenza di questi insegnamenti nelle nostre università. Detto questo, io naturalmente non entro nel merito dei vostri lavori, non ne sono competente, e permettetemi di dirvi molto sinceramente che auguro veramente di cuore un buon lavoro a tutti in questi giorni, diciamo senesi, seppur a distanza. Io vi ringrazio. Grazie professor Moscatelli, grazie per questo intervento. E colgo l'occasione inoltre per ringraziare la professoressa Nadia Marchettini del Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente e Pierluigi Pellini, direttore del Dipartimento di Filologia e Critiche delle Letterature Antiche e Moderne, che insieme al professor Stefano Moscatelli hanno voluto patrocinare il nostro evento. Adesso cedo la parola a Chiara De Marco, che è un'esperta di ceramica protostorica che ha conseguito il dottorato interateneo Pegaso nel 2019 con una tesi sulla definizione degli aspetti culturali dell'età del bronzo nell'Italia centrale ed è attualmente un assegnista di ricerca presso l'Università degli Studi di Siena. Come i precedenti moderatori che si sono susseguiti nei panel, anche lei ha fatto parte del comitato scientifico che ha selezionato appunto i lavori per Spring Archaeology. Chiara, non mi resta che augurare a te e ai relatori appunto del panel un buon lavoro. Grazie Michi e grazie anche a tutti gli organizzatori per avermi coinvolta in questa bella iniziativa di scambio tra giovani ricercatori e li ringrazio anche per avermi dato la possibilità di presentare questo panel riguardante la cultura materiale. La cultura materiale è difficile dare una definizione di cultura materiale, diciamo che è uno, se non il pilastro fondante su cui poggia la nostra disciplina. E in quanto tale è di fondamentale importanza all'interno della ricerca archeologica su più livelli. Ma appunto, come dicevo, risulta difficile spiegare un concetto tanto vasto e dibattuto quanto centrale alla nostra disciplina come quello di cultura materiale. E dunque non mi sembra questo il momento di addentrarmi nel dettaglio appunto in questo argomento, in questa problematica. Sappiamo tutti che dagli anni 70 con la New Archaeology e poi con l'archeologia post-processuale sono state date diverse definizioni del concetto di cultura materiale e in particolar modo Jan Odder ha sottolineato il collegamento imprescindibile tra l'oggetto, quindi il reperto, e il contesto. Il contesto non si deve però intendere come contesto di ritrovamento, ma anche come insieme di relazioni che hanno permesso appunto di restituire l'oggetto, quindi il reperto. E a questo punto mi fa piacere parafrasare una frase dello stesso Odder, che dice che praticamente il compito di noi archeologi, e in particolar modo di chi studia i manufatti, è quello di interpretare tramite l'analisi del materiale, dell'oggetto,
ma anche del contesto, i rapporti culturali, per permettere la comprensione della società che sta al di là dell'evidenza materiale, cioè del reperto archeologico. Quindi, un po', diciamo, la mia, in base alla mia percorso di studio appunto da preistorico, mi preme appunto sottolineare che lo studio comunque della cultura materiale del manufatto non deve limitarsi all'analisi dell'oggetto in sé o alla sua classificazione tipologica, all'analisi delle modalità di produzione o delle pratiche di utilizzo, ma si deve anche cercare di stabilire quelle relazioni più ampie che tengono conto anche dei caratteri non esclusivamente funzionali dell'oggetto. Ed è soprattutto importante andare a leggere i significati sociali che stanno dietro ai manufatti. Individuare questi significati non è semplice, perché appunto, come ci insegnano i post-processualisti, il significato e comunque la lettura di ogni manufatto non dipende da chi l'ha creato, ma da chi legge l'oggetto e il contesto, cioè da noi archeologi. Non mi soffermo ulteriormente su questo concetto, sulla definizione di cultura materiale, ma appunto mi preme ricordare che bisognerebbe inserire gli studi della cultura all'interno degli studi di cultura materiale, all'interno di una ricostruzione storica e sociale per quanto possibile più ampia, servendosi anche di altre fonti o comunque di approcci diversificati. Diciamo, a questo punto, dopo aver fatto quasi questa premessa metodologica sulla problematica riguardante la definizione di cultura materiale e appunto questa problematica che è ancora in corso nella propria definizione dell'aspetto sociale che sta dietro la lettura di un oggetto e di un contesto, sono felice di introdurre questo panel appunto incentrato sulla cultura materiale. Verranno trattate questa mattina diverse tematiche e manufatti che molto differenziati, sia dal punto di vista cronologico, ma anche proprio del materiale trattato e studiato dai relatori. Saranno trattati gli strumenti litici, neolitici, estrattivi, utilizzati appunto in un sito di cava. Poi verranno analizzati, studiati anche la ceramica etrusca arcaica, gli strumenti bellici in piombo e litici di tardo ellenistica, fino ad arrivare alla ceramica tardo antica e a quella longobarda. Poi ci sarà anche un intervento che diciamo, ci porterà in Arabia Saudita, in cui appunto verranno analizzati, ci spiegherà la relatrice, appunto, lo studio dei reperti fittili di età islamica provenienti dalla regione settentrionale dell'Arabia Saudita. Vi ricordo inoltre che è possibile anche consultare i poster appunto incentrati sulla cultura materiale nel sito di Let's Dig Again, e il cui link si trova al di sotto appunto di questo live. E adesso non mi resta che passare la parola al primo relatore, che è Carlo Dimitri, dell'Università di Amsterdam, e il suo intervento è intitolato Raining Stones, proiettili fittili e plumbei nel Salento tardo ellenistico. Carlo ci parlerà dello studio delle armi da getto documentate nella penisola salentina alla fine del III secolo, e avanti Cristo naturalmente. Adesso appunto passo la parola a Carlo per spiegarci la sua ricerca. Grazie Chiara, un saluto a tutte e a tutti, e soprattutto un ringraziamento allo staff dell'organizzazione, perché insomma è riuscito a superare tutti questi ostacoli che si sono affastellati e a creare questo momento di incontro. E credo che proprio in questo periodo non c'è nulla di più bello di incontrarsi, sia pure attraverso il video, ma perlomeno condividere i saperi, che poi è la cosa più bella del nostro lavoro. Quindi sì, dicevo, il mio intervento riguarda la cultura materiale, anche se io sono, come te Chiara, un cocciarolo, però in questa occasione mi sono dedicato a degli altri oggetti, che sono appunto le ghiande missili, le ghiande plumbe, e in particolar modo appunto le attestazioni che troviamo nel sud della Puglia, il Salento, in età tardoellenistica. Quindi se vogliamo iniziare con il PowerPoint,
Non mi ricordo più da dove si inserisce. Perfetto. Un attimo solo. Non vedo lo schermo condiviso. Non mi ricordo. Devi fare share screen. Eccolo qua, sì, perfetto. Ok. E poi apri. Ah, ok, vai. Voilà, dovremmo esserci. Quindi, appunto, come dicevo, nel corso del terzo. Sì? Ci siamo? Sì, penso di sì. No, non si vede il PDF, il PowerPoint. Devi fare intero schermo, devi. Sì, è intero schermo. Non si vede? Niente? No. Com'è che non si vede? Perché a me da. Prova prima di condividere lo schermo, prova ad aprire il PDF e poi il PowerPoint. Allora, aspetta che esco da qua. Ma hai due schermi? No, no, uno. Ah, proviamo in questo modo a vedere. Perché adesso non è. Niente. Ok. Ritorno un attimo allora. Condividi, riprovo. Uffa. Allora. Allora. Allora, dovevi, guarda, prima era andava bene, dovevi soltanto aprire la presentazione. Ah, allora, ok, va bene. Allora, ci sono un po' di problemi tecnici, quindi adesso passiamo al secondo intervento e aspettiamo Carlo quando appunto riusciamo a risolvere questi problemi. E il secondo intervento, quello che appunto deve essere il secondo intervento, è quello di Sara Rojo Muñoz, spero di averlo detto bene, è dell'Università degli Studi di Siena. E Sara ci parlerà della ceramica del Silos 1 nella Casa delle Anfore. Il suo intervento ha come argomento lo studio dei manufatti fittili provenienti dal Silos di Casa delle Anfore, un edificio tardo-arcaico di Marsigliana d'Albenia in provincia di Grosseto. Adesso, Sara, ti passo la parola e adesso sì, ascoltiamo la tua ricerca. Buongiorno. Buongiorno, prima di tutto aderisco in ringraziamenti all'organizzazione perché so che da mesi si sono impegnati con sforzo e pazienza infiniti, quindi grazie e complimenti per essere riusciti a organizzare comunque l'evento anche se in modo virtuale. Senza dilungarmi di più sui ringraziamenti, passo direttamente, vediamo se io ci riesco. Alla mia presentazione. Si vede? Ecco, ce l'avevo. Sì. Perfetto. Allora, come si è già detto, io parlerò della ceramica rinvenuta nel Silos 1 nella Casa delle Anfore a Martigliana d'Albenia, una località in comune di Manciano, nella parte centro-meridionale della Toscana, che si trova alla confluenza tra il fiume Albenia e il torrente Elsa,
e dove in antico c'era un insediamento etrusco, di cui sono molto note e abbastanza conosciute le necropoli. Ora conosciamo anche i resti dell'insediamento, che si concentrano soprattutto nella parte di Poggio del Castello. Noi però ci concentreremo nella parte suburbana, quindi non quella proprio della città in senso stretto, ma nella parte rurale, alla Casa delle Anfore, che sarebbe un edificio arcaico di produzione o piuttosto di stoccaggio. La Casa delle Anfore, dico di stoccaggio perché deve il suo nome per l'appunto per il ritrovamento dei diversi contenitori di anfore e d'olia nei diversi ambienti e anche all'esterno. Un edificio di cui ora si sono individuate, dico ora perché è stato di recente, si sono individuate diverse fasi, una prima con uno sviluppo lineare, subito dopo la quale, a metà del VI secolo, l'edificio prenderebbe questa struttura a corte centrale con un grande impluvium, che è del resto una struttura molto comune nell'Etruria arcaica. Il Silos 1, il chiamato Silos 1, è una cavità rinvenuta a nord-est della corte centrale, con quasi 2 metri di profondità. Vedete un po' lo sviluppo anche un po' sinuoso, non è dritto verticalmente, e dove si sono individuati 2 strati diversi, ben differenziati. Un primo strato che è quello più grande, con una gran quantità di materiale edilizio, si vede anche dalle foto male, ma si vede una gran quantità di tegole e coppi, e poi un secondo strato dove questo materiale edilizio praticamente sparisce e si trovano resti di grandi contenitori, anfore, ceramica da cucina, che ora vediamo. Quindi farò una breve descrizione dei materiali, anche per una questione di tempo, non mi dilungherò troppo. Si sono trovati alcuni frammenti e vasi in ceramiche fine, come quello del Bucchero, in una produzione piuttosto tarda, perché le caratteristiche di questo Bucchero, appunto dal colore grigio e anche la superficie saponosa, gli studi li rimandano al V secolo avanti Cristo. Per quello che è la ceramica depurata, abbiamo 2 tipi di impasti. Il primo sono i vasi in un impasto bianco verso il giallo, sovradipinti, che si sono conservati per intero in 2 perlomeno, e sono coppette, calici molto diforme e colori molto diffusi nell'area vulcente per quasi 200 anni. Quindi purtroppo, anche se sono interi e sono dei reperti che si sono conservati meglio, la cronologia, i dati cronologici che ci apportano sono pochi. Poi abbiamo resti di altri vasi in ceramica depurata con un impasto più verso l'arancione, che però non hanno rinvenuto forme intere, e l'informazione che ci forniscono è piuttosto scarsa. Poi abbiamo anche resti di perlomeno 2 vasi di ceramica attica a figure rosse. Il primo probabilmente è un cratere a colonnette, dedotta dalla forma del piede, e dalla decorazione dei frammenti rinvenuti, questa decorazione ci rimanda ai pittori manieristi tardi, e quindi alla seconda metà del V secolo. È uno dei reperti più recenti, più tardi, che abbiamo in questo Silos. Il secondo vaso è una Kylix, anche ancora una volta per la decorazione probabilmente ci rimanda alla sfera del pittore di Vrigos, che però presenta una difficoltà, un problema, cioè i resti rinvenuti nella fossa sono solo alcuni dei frammenti, il resto sono
stati rinvenuti negli stati superiori, quindi è un'intrusione, è come se non ci fosse nella fossa, cioè sono materiali lì rinvenuti, però si tratta di un'intrusione, quindi questa cronologia è un peccato, come sappiamo per la ceramica attica che ci dà una cronologia più precisa su tutto, no, non ci serve. Poi c'erano tutta una serie di olle, ollette o voidi in impasto grezzo, ancora una volta delle forme molto comuni per quanto riguarda l'Etruria, con questa decorazione anche a cordoni, diverse tipologie di orlo, su cui alcuni più assottigliati sarebbero più recenti, altri invece più antichi. E abbiamo anche due iscrizioni, che ne menziono perché è sempre una cosa bella e carina da vedere, ma che la cui funzione purtroppo non conosciamo. Per la X ci sono alcune teorie in Etruria Lazio che magari poteva essere a volte un indicatore della capacità dell'olla del contenitore, ma in questo caso che vedete che è solo un frammento non possiamo confermare né fare ulteriori ipotesi. Poi abbiamo una serie di reperti in quello che abbiamo chiamato acromagrezza, ma che non ha niente a che fare con la classe della ceramica acromagrezza medievale, semplicemente un modo descrittivo per chiamare un tipo di impasto che imita forme conosciute per l'impasto rosso, come sarebbero queste olle ovoidi, e anche per l'impasto che era sabbioso, come il caso di questo bacino o mortaio. È un impasto arancione molto grossolano, ma per non confonderlo con l'impasto grezzo etrusco né con altri, l'abbiamo chiamato così, permettetemi la licenza. Una serie di grandi contenitori definiti dall'apertura, dal diametro dell'orlo, che sarebbe maggiore a 30 centimetri, una grande olla di cui si è conservato tutto l'intero profilo, quindi possiamo, questa sì, ricostruirla per intero, e poi resti di altri pizzoi e un frammento dell'orlo di un dolio che, come particolarità, questa solcatura per il coperchio e delle tracce, delle solcature, tracce di utilizzo sicuramente di corde, probabilmente per lo stesso coperchio. Sempre sul fondo sono rinvenute una serie di anfore da trasporto, sia delle tipologie etrusche, studiate soprattutto dagli studiosi francesi del sud della Francia, di Lattara e della regione della Provenza, di cui abbiamo uno dei tipi più antichi per questo tipo di anfore, in un impasto dal colore rosso, tanto è che all'inizio, prima di ricostruire tutto, sembrava quasi un'olla, un tipo di impasto che sembra l'impasto rosso, l'impasto rosso e l'impasto grezzo, e poi altri con impasti che vanno da un colore rosaceo a quello arancione verso le tonalità gialle. Quindi abbiamo anfore tutte da produzioni diverse, più un'anfora di una tipologia che ci rimanda alle anfore corinzie di tipo A, più nello specifico a quelle che su Rissone la necrofoli di Rifriscolaro ha individuato come un tipo 6, che è un tipo già più tardo, tra la fine del VI e inizio del V secolo, e è molto diffuso nel Mediterraneo in questa cronologia. Caratteristiche come soprattutto quella delle anse bifide ci fanno pensare a una produzione locale da qualche parte, produzione locale non nel senso che è stata prodotta marsiliana, ma che non è un'anfora corinzia pura, diciamola così. E infine arriviamo a quello che è il materiale edilizio, che costituisce la maggior parte dei reperti ritrovati nella cavità. Abbiamo fatto alcuni calcoli per le tegole, perché i coppi presentano dei problemi per fare dei calcoli, delle stimazioni di numeri, in base a alcuni studi precedenti che ci davano delle misure e del peso stimato medio, e
Non l'abbiamo fatto sulla base di queste tegole perché per una questione di tempistica è stato impossibile studiare tutto questo materiale e rimettere a posto e cercare gli attacchi di tutto. Però possiamo dire che abbiamo alcuni frammenti che ci rimandano a tegole di quello che è il tipo Vikander 1, che è il tipo più antico individuato per Murlo e Acqua Rossa, e poi la stramaggioranza dei frammenti che ci rimandano piuttosto alle tegole di tipo Vikander 2, ovvero delle tegole chiamate a risega perché hanno questi accorgimenti per incastrare una tegola in quella successiva. Si sono conservati alcuni segni, anche noti in bibliografia per altri siti, alcuni tipi di dialetta diversi rispetto alla media per l'altezza. Poi, per quanto riguarda i coppi, come dicevo, l'estimazione non è stata fatta perché abbiamo rilevato la presenza di due tipi di impasti molto diversi, con una densità diversa, ragione per la quale non abbiamo un peso medio per unità, perché abbiamo un impasto delle tonalità marroni, con inclusi molto grossolani, ma con una densità più leggera rispetto a un altro impasto di tipo arancione, i cui coppi, i cui frammenti sono molto più pesanti. La parte importante è anche il ritrovamento dei frammenti di perlomeno un coppo di colmo di quello che è tipo Vikander 3, che vuol dire semplicemente che ha questi accorgimenti, queste linguette, per incastrarsi nel coppo precedente in quello successivo, e anche le aperture per quello che sono i coppi laterali. Queste linguette sono specificamente di questo tipo, che ci rimanda a una produzione del coppo tra la fine del VII e la fine del VI secolo avanti Cristo. Dopo questa data sembrano di scomparire, quindi potrebbe essere anche frutto di un rutilizzo, però comunque la fabbricazione sarebbe accaduta sicuramente in queste cronologie. Per finire, cosa possiamo dire dopo lo studio di questi materiali e del contesto dove si sono trovati? No? Per cominciare, questa distinzione tra i due strati ci fa pensare a due fasi di vita o vita e morte della cavità. Una più antica, che sarebbero gli ultimi strati. Questa è l'unità stratigrafica 1208, è semplicemente una copertura di argilla compressa, sicuramente con scopo isolante, e sarebbe un utilizzo come silos tra il VI secolo e la metà del V secolo avanti Cristo, dedotto da questi contenitori e dalle cronologie che abbiamo appena visto. Una seconda fase sarebbe quella dell'obliterazione volontaria di questa cavità, con uno scarico di materiale edilizio da copertura. Questo materiale edilizio che ci dice? In primis che abbiamo una sproporzione nello scarico tra tegole e coppi, che in sé in questo contesto magari non vuol dire tanto, però se teniamo conto, ripeto, anche altri studi precedenti, è un fatto ricorrente, questo dovuto sia al riutilizzo di questi coppi, che pertanto non vengono buttati, sia a una forma di copertura che non prevede l'utilizzo di coppi per ogni giuntura delle tegole, ma ad esempio sono i laterali o solo per il colmo. La detezione di due tipi di impasti ci fa pensare a forse due fasi diverse da una copertura, e il coppo di colmo all'esistenza di una copertura doppio spiovente, perlomeno per alcuni degli ambienti, perlomeno per alcuna delle fasi. Quindi questo scarico potrebbe appartenere a una fase di ristrutturazione, di risistemazione della casa delle anfore, il cui ci spiegherebbe anche il rinvenimento di frammenti come era quello del dolio, che è solo quello,
che sarebbero stati buttati in, lì dove, dove si poteva, in questa risistemazione. Di più è quello che ci può aspettare in future ricerche, il confronto di questi materiali, ad esempio, con i materiali utilizzati per i muri, per delineare meglio queste fasi edilizie, riprendere i discorsi sulla ceramica attica, anche quella, la Kylix al di fuori, per definire anche lì meglio la vita del, dell'edificio, però per il momento questo è quanto. Grazie dell'attenzione e io avrei finito. Ok, grazie mille Sara, molto interessante, io mi sono segnata alcune curiosità che poi ti chiederò dopo, quando appunto ci sarà il momento delle, delle domande, degli approfondimenti, e poi voglio ricordare a, a tutti che si possono fare delle domande utilizzando i commenti di YouTube, quindi chiunque abbia una domanda scrivala e poi dopo nella fase finale appunto si leggeranno. Allora, adesso passiamo a Carlo De Mitri. Carlo De Mitri. Eccoli qua, riproviamo. Ok, diciamo, no, dai, adesso ce la faremo. Allora, Carlo De Mitri, adesso lo ripresento, dell'Università di Amsterdam, ci espone questa sua ricerca intitolata Raining Stones, proiettili fittili e plumbei nel Salento tardellenistico. Ci parlerà quindi di queste, dello, del suo studio su, di queste armi da, da lancio, da getto, documentate nella penisola salentina alla fine del III secolo a.C. Quindi ora passo appunto la parola a Carlo per parlarci della sua ricerca. Ok, perfetto, ora. Si vede? Sì, sì. Ok, perfetto. Allora, dicevo, nel corso del III secolo a.C., la penisola salentina fu interessata da una serie di eventi bellici che contribuirono al cambiamento del paesaggio insediativo e al definitivo insediamento di tale territorio nell'orbita romana. Nella storiografia latina, la prima menzione di un rapporto conflittuale con le popolazioni del Tacco d'Italia risale ai inizi del III secolo, appunto, durante le vicende che videro Pirro, il re dell'Epiro, nella sua spedizione in Italia meridionale. Infatti, fasti trionfali riportano nel 280 a.C. il trionfo di Lucio Emilio Barbula su Tarantini, Salentini e Sanniti. Poi, nel corso del secolo, subito dopo la capitolazione di Taranto, seguì il Bellum Salentinum, lo scontro definitivo tra i romani e la popolazione autoctone della parte meridionale della Puglia, che vedrà Roma vincitrice nel 267 e nel 266 a.C. Ma la vittoria non significò la pace, perché alla fine del III secolo a.C. il territorio salentino venne travolto da una serie di scontri relativi alla Seconda Guerra Punica, che videro fronteggiarsi Roma contro Annibale. Ed è forse proprio in questo periodo che il territorio è teatro di scontri, battaglie ed assedi tra città fedele romani, città filocartaginesi e infine città ricondotte sotto il controllo romano. Emblematico è il caso di Manduria, l'unica delle ignobili urbes che passarono dalla parte del condottiero cartaginese di cui sia stato tramandato il nome. Essa venne espugnata nel 209 a.C. da Quinto Fabio Massimo. Nel testo liviano, in un passo però corrotto, si propone anche la lettura degli Xentini, tra i popoli che nel 216 passarono dalla parte del condottiero cartaginese. Tale lettura però pone dei problemi non solo filologici ma anche archeologici, perché infatti appare improbabile e singolare che una città che si era posta contro Roma venisse poi autorizzata dopo tali eventi a continuare a battere moneta. Comunque, a prescindere da questi aspetti, è assodato che nel 207 l'intera penisola salentina era stata nuovamente ricondotta sotto il controllo di Roma. Quindi le indagini archeologiche condotte nella Puglia meridionale, notizie di vecchi rinvenimenti effettuati negli scorsi secoli, hanno fornito ad oggi un corpus interessante di oggetti legati al warfare, che costano essenzialmente in armi a getto, provenienti o riconducibili a un contesto di battaglia. Quindi queste attestazioni sono state divise in quattro categorie. Le prime due, le ghiande missili e le punte di lancio o pila, sono oggetti lanciati dalla mano umana. Le altre due, invece, le punte di freccia e le palle litiche, venivano lanciate da macchinari d'assedio, come la balista o la catapulta. Vediamo quindi appunto con le ghiande missili, che sono delle vere e proprie munizioni utilizzate dai frombolieri,
reparto di fanteria, deputato proprio al lancio dei proiettili, la cui esistenza è già documentata in età classica. In area italica sono attestati in Etruria, già dal IV secolo, ma è soprattutto alla fine del III che vengono attribuite anche le forze armate romane, con un incremento tra il II e il I secolo a.C. e poi un rarefarsi delle attestazioni tra I e secolo dopo. Questi proiettili erano realizzati in differenti materiali e in area salentina sono attestati soprattutto quelle in piombo, le glandes plumbe, solo a muro tenente sono attestate quelle in pietra. A Ceria Messapica, a seguito di rinvenimenti effettuati nella seconda metà dell'Ottocento, sono documentati numerosi esemplari, oggi dispersi in collezioni private, su cui sono incisi vari nomi. Oltre a un possibile etnico, Kailin, i nomi riportati sarebbero nomi personali, declinati al genitivo, e probabilmente indicanti l'appartenenza di tali oggetti ai frombolieri mercenari, utilizzati proprio negli scontri della Seconda Guerra Punica. Tra le ghiande riferite a Celia, il nome maggiormente attestato è Euetida. L'esistenza di tale nome è riportato anche su grandi plumbe rinvenute in Lucania, a Tursi, Santa Maria d'Anglona, in Sicilia e anche in Spagna, a Sagunto. Esse quindi sarebbero da riferire ad armi appartenute al battiglione del tromboliere di Euetida, mercenari al servizio appunto del generale cartaginese. Anche a Muro Leccese si segnala la presenza di ghiande missili in piombo. Infatti nei vecchi scavi, rinvenimenti effettuati nell'area delle mura alla fine dell'Ottocento, si menzionano alcuni esemplari con segni incise, lettere greche, forse numerali da interpretare come unità militari presenti in un esercito. Anche i recenti scavi compiuti in questi ultimi anni sono stati rinvenuti delle ghiande plumbe, però anepigrafi. Nel corso della campagna di scavo condotta appunto a Muro Tenente dalla missione olandese insieme alla sovrintendenza archeologica della Puglia, sono stati rinvenuti lungo il circuito murario nell'abitato un buon numero di ghiande missili, sia in piombo ma anche e soprattutto in pietra. Inoltre, presso i depositi del museo si conserva un gruppo di 37 ghiande in piombo, tutte abbastanza omogenee con segni incise. Non è chiaro però appunto se si tratti di marchi di fabbrica o altro. E il quadro della presenza di queste ghiande plumbe nella penisola salentina è infine completato da un solo esemplare rinvenuto a Valesio e un altro rinvenuto a Castro, nei livelli di rifacimento del circuito murario databile all'inizio del II secolo a.C. Altri rinvenimenti sul territorio regionale sono registrati a Monte Sannace e a Gravina, dove sono stati recuperati ben 225 proiettili, per i quali però viene proposta una datazione all'inizio del I secolo a.C., quando l'area fu interessata con gli scontri guidati appunto da Spartaco. Per quanto riguarda invece le punte di lancia o pila, le uniche attestazioni sono quelle relative al sito di Muro Tenente, dove si registra l'invenimento di almeno un pilum, la lancia tipica del soldato romano, negli scavi dell'area della fortificazione. Di recente poi ho potuto visionare un esemplare conservato presso il comune di Torchiarolo insieme a materiale ceramico proveniente da Valesio, che è appunto il luogo di rinvenimento di questi oggetti. Sempre nel sito di Muro Tenente sono abbastanza diffusi anche punte di freccia compatibile con artiglieria con artiglieria lanciata da armi da guerra come le baliste, in particolare nell'area cultuale che è stata oggetto di indagine in questi ultimi anni. Questa appunto è l'area cultuale da cui provengono queste lance d'aggetto insieme ai resti del materiale votivo presente al momento della distruzione di fine III secolo a.C. Inoltre, un esemplare di freccia da balista proviene anche da Muro Leccese, dalla stessa area da cui sono state rinvenute anche le ghiande in piombo. Più numeroso è il corpus delle attestazioni delle pale litiche, il cui utilizzo presupponeva l'impiego di macchinari quali la catapulta. Le attestazioni più antiche sono documentate in Sicilia, ad esempio a Mozia, ma nel corso del III secolo a.C. il loro utilizzo è attestato anche a Lipari, ad opera dell'esercito romano. Sempre alla fine del III secolo a.C., in concomitanza con le vicende della Seconda Guerra Punica, sono datati i ritoboli di Tore Mordillo, dell'Interland di Sibari, e quelli di Policoro, che in una prima relazione di scavi erano stati datati al I secolo, in occasione della situazione delle guerre sociali, ma con una rilettura delle attestazioni vengono invece retrodatati proprio a questa fase. Nella penisola salentina, come vediamo,
Proiettili ittici sono attestati da rinvenimenti in diversi siti. In particolar modo a Rudie e Muro Leccese sono in fase di studio, però vengono riferiti a una generica fase circoscrivibile alla metà del III secolo a.C. e per una serie di osservazioni esse vengono attribuiti agli scontri relativi al Bellum Salentinum. Privi invece di riferimenti stratigrafici sicuri sono i rinvenimenti di Manduria e di Nardò. Infine, presso la sede municipale di Torchiarolo sono custodite alcune paleolitiche di catapulta rinvenute a Valesio, sia nel corso di scavi regolari, sia in rinvenimenti occasionali. Il numero maggiore di esemplari però proviene da Muro Tenente, in contesti stratigrafici riferibili alla fine del III secolo a.C. Sono documentati due moduli, uno di dimensioni minori, con diametro tra i 14 e i 16 cm e un peso tra i 4 e i 6 kg, l'altro invece di dimensioni maggiori, tra i 18 e i 22 cm e in diametro compreso tra gli 8 e gli 11 kg. Quindi vediamo un po' quale può essere la definizione cronologica per l'insieme di queste attestazioni. La precisa definizione cronologica dei rinvenimenti di Muro Tenente, sia dagli scavi del circuito murario esterno, sia dall'area del santuario, offre un importante e prezioso riferimento per proporre una datazione estendibile anche agli altri rinvenimenti della penisola salentina, proprio per l'uniformità dei moduli dimensionali e anche delle caratteristiche tecniche delle varie attestazioni. Un importante ed ulteriore apporto per riferire l'attestazione alla fine del III secolo e per ricostruire i concitati episodi legati a questo periodo viene anche dai rinvenimenti dai dati numismatici. Essi infatti ci indicano che in concomitanza con la seconda guerra punica alcuni centri coniarono moneta, probabilmente in ausilio alle forze armate romane. Sono Brindisi, Ori e Ugento. Sono appunto un esempio, ma all'interno di questo fenomeno abbiamo anche altri siti come le missioni Grazza attribuite ad Ignazia e quelle non attribuibili con esattezza a siti precisi come Samadi e Sturnium. Però oltre alla testimonianza delle zecche, anche i possibili monetari occultati volontariamente pur nella parzialità e nella casualità dei rinvenimenti, forniscono alcune indicazioni sul termine post-quem del loro interramento e delle motivazioni che hanno portato a questa azione. Infatti, a partire dal terzo quarto del III secolo e sino alla fine di tale secolo, si infittiscono le attestazioni di tesoretti, sia nell'area istmica, che è quella appunto tra Taranto e Brindisi, sia nel territorio salentino, sino a lambire e in alcuni casi ad essere anche attestati in area calabra. Anche le fonti storiche forniscono importanti dati. Infatti, sulla base del testo di Viano, le città calabre sulla costa adriatica, probabilmente quindi da Brindisi sino a Castro, con gli altri insediamenti paracostieri o comunque non distanti da Lecce, rimasero fedeli a Roma. Più complessa è la situazione in area salentina, in cui rientravano tutti i centri dell'arco ionico, ma anche la maggior parte di quelli posti nel territorio all'interno della penisola, sia lungo la via istmica, verso Brindisi, sia oltre le serre, che sono le alture appunto della penisola salentina. Includendo appunto anche gli insediamenti più occidentali come Rudie, Muro Leccese e Vaste, come si deduce dagli elenchi lipiniani più tardi. Se dunque l'analisi dei dati porta a una datazione bassa, ovvero alla fine del III secolo e alle vicende collegate alla Seconda Guerra Punica, resta il problema di definire se queste armi d'offesa contro le città messapiche siano state utilizzate dai cartaginesi o dai romani. Non è possibile trovare una risposta sicura e a tale quesito è plausibile che essa non possa essere valida per tutti i casi. Infatti erano molteplici i rapporti che intercorsero non solo tra le città e i due contendenti, ma anche tra le diverse fazioni all'interno delle città, come riportano le fonti storiche a riferimento ad altri centri, e il più eclatante appunto è quello di Taranto. Quindi, l'utilizzo di metodi di analisi presi in prestito da altre discipline, in particolare la social network analysis, consente di arricchire la riflessione su queste tematiche visualizzando attraverso appunto un grafo l'entanglement, ovvero la connettività tra i diversi siti in relazione agli attori analizzati e le varie attestazioni materiali che abbiamo visto, e di conseguenza le posizioni che si assumono gli uni con gli altri. E come vediamo si creano appunto dei cluster, dei gruppi, dei raggruppamenti. Infatti dunque si definisce così la presenza di una macro rete
che nella trasposizione geografica che qui vediamo definisce l'area che maggiormente viene interessata al passaggio dell'esercito annibalico e dallo scontro appunto con le truppe romane, che è appunto l'area salentina gravitante intorno all'arco ionico. Quindi proprio il ruolo svolto da diversi insediamenti nel corso della seconda guerra punica costituirà poi una valida discriminante per comprendere le motivazioni che portarono alla scelta individuate di individuare dei centri di successo con uno statuto giuridico amministrativo ben preciso rispetto ad altri che decaddero o vennero fagocitati nel territorio di pertinenza di quelle appunto che divennero le città con uno statuto vero e proprio e che appunto segneranno e marcheranno il territorio in età poi romana. Grazie mille, grazie. Voilà. Finish, ce l'abbiamo fatta, yeah! Grazie Chiara. Scusate, avevo chiuso il microfono. Allora, grazie Carlo e ringrazio appunto anche la pazienza degli utenti appunto che ci stanno ascoltando. Io mi sono segnata degli appunti e delle curiosità che poi chiederò a Carlo nella sessione terminale quando appunto ci saranno le domande. Se volete appunto fare delle domande, ci sono i commenti su YouTube e adesso passiamo al terzo intervento, che è quello di Beatrice Bellicini Chiara Pupella dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, che ci parlano, è solo Chiara oggi, giusto? Sì, certo. Ci parlerai tu anche a nome di Beatrice delle indagini archeologiche, questo è il titolo del vostro intervento, indagini archeologiche in Palazzo Maggi Gambara a Brescia, testimonianze ceramiche tardo antiche e associazione di vasellame di prima età longobarda. La loro ricerca si basa sulla comprensione, giusto, dell'evoluzione dell'area di questo edificio sorto sui resti del teatro romano tramite lo studio dei manufatti ceramici. Ok, allora adesso ti lascio la parola. Grazie. Allora. Vedete tutto? Si vede? Sì. Ok. Beh, vai. Sì. Ok. Allora, desidero innanzitutto anch'io ringraziare... Ops, cosa è successo? Rifacciamo subito. Ringraziare tutto lo staff organizzativo per essere riuscito a riproporre appunto questa occasione di incontro in questa nuova modalità. E niente, questo intervento è l'esito di due tesi di laurea magistrali condotte da me e dalla dottoressa Beatrice Bellicini, discusse presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 2016. Lo studio si è focalizzato sul riesame della documentazione delle indagini archeologiche condotte presso Palazzo Maggi Gambara a Brescia e sull'analisi dei manufatti ceramici di prima età longobarda. Il palazzo sorse in epoca medievale su parte dei resti dell'antico teatro romano, situato accanto al Capitolium e al Foro, quindi ci troviamo nel cuore del centro storico della città di Brescia, in un'area che racchiudeva al suo interno le organizzazioni pubbliche di natura religiosa, civile, oltre che ricreativa. Il palazzo, diciamo, venne costruito su parte appunto dei resti del teatro e la sua costruzione però è avvenuta in maniera autonoma, cioè sicuramente la preesistenza delle strutture del teatro ha influito sulla complessiva composizione dei corpi di fabbrica, ma appunto questo non ha impedito la costruzione del palazzo, che sicuramente ne ricalcava la forma. La volontà poi di portare in luce le vestigia appunto dell'antico monumento romano ha fatto sì che nel corso degli anni vi siano state una serie di demolizioni che potete osservare nella pianta generale che è riportata in slide
che sono avvenute tra il 1935 e il 1975, proprio appunto per la rimessa in luce delle murature romane. Solo negli anni 60 ci si rese effettivamente conto dell'importanza storica e artistica dello stabile. Quindi diciamo che per giungere ad una maggior conoscenza del monumento romano non era più necessario abbattere la palazzina, ovvero la porzione tutt'oggi visibile del complesso del palazzo, che insiste sull'ala occidentale del teatro in una commistione di antico, medioevo e rinascimento. Il teatro è stato oggetto di diverse indagini archeologiche che si sono susseguite per molti anni a più riprese, addirittura a partire dal 1823 fino ai primi anni 2000. Il nostro studio quindi si è focalizzato sulle indagini archeologiche del 1999-2000, avvenute a seguito del ritrovamento del 1997 di elementi strutturali del teatro, durante alcuni lavori effettuati all'interno della palazzina che avrebbero dovuto destinare il piano terreno a museo archeologico. In particolare sono stati indagati 7 vani, parte dei quali, i vani 4 e 5, hanno restituito manufatti ceramici che hanno permesso di ampliare la conoscenza sul teatro, ma soprattutto sul suo riutilizzo in età postclassica. In età romana, come possiamo ben immaginare, il teatro ha vissuto il suo momento di massimo splendore, dove i vani appunto svolgevano la loro funzione di ingresso, di servizio per gli attori e di accesso al pulpitum. Successivamente però, in età tardo antica, la situazione cambia. Le strutture subirono l'abbandono e il deterioramento, l'asportazione di materiale edilizio e episodi di crollo e di incendio. Numerosi frammenti ceramici inducono a pensare che in questo periodo i vani 4 e 5 abbiano vissuto una fase di frequentazione con uso improprio fino appunto al crollo della copertura degli ambienti. Proprio in questo contesto, all'interno di uno di questi strati, che appunto evidenziava ormai la situazione di degrado, ma soprattutto di crollo e di incendio della copertura degli ambienti, è stato il rinvenimento di alcuni frammenti in terra sigillata africana, e sicuramente la loro datazione è stata molto utile non solo per datare lo strato in cui essi erano contenuti, ma anche per datare il momento in cui deve essere avvenuto probabilmente il crollo. Mi spiego meglio. Questi frammenti sono stati rinvenuti nello strato sottostante lo strato di crollo e da questo venivano sigillati. Quindi sicuramente la loro datazione fornisce un termine oltre il quale deve essere avvenuto il crollo della copertura dell'ambiente. Dei frammenti, i più significativi sono quelli riferibili a 3 tipi di scodella. La scodella ACE 104A, prodotta in terra sigillata di Une, datata in un periodo compreso tra il 520 e il 530 fino al tardo VI secolo. 2 esemplari di scodella ACE 61 numero 26, prodotte anch'esse in terra sigillata di Une e datate tra la metà del IV e gli inizi del V. E infine un esemplare di scodella 53B, prodotta in terra sigillata di Une e datata al 370-430 d.C. In particolare, appunto, la datazione della scodella ACE 104A fa presupporre che l'area fosse ancora utilizzata e frequentata in questo periodo, quindi diciamo genericamente pieno VI secolo, e che l'incendio sia quindi da collocare cronologicamente in un momento successivo. Sempre poi all'interno di uno degli strati relativi appunto alla fase di incendio e di crollo, ma questa volta nel vano 4, sono stati rinvenuti 12 frammenti pertinenti ad una lucerna di tipo Atlante 10A2. L'analisi ha evidenziato tracce di combustione intorno al foro di areazione e 2 grumi, probabilmente d'olio, all'interno. Elementi che hanno fatto ipotizzare appunto che l'oggetto in questione non avesse una valenza ornamentale o votiva, ma bensì appunto venisse utilizzato per l'illuminazione. Non essendo state svolte poi però delle indagini fisico-chimiche, non è stato possibile individuare le componenti dell'argilla e di conseguenza la sua area di produzione, ma sicuramente la mancanza
di alcune caratteristiche tipiche delle lucerne africane in terra sigillata, ha permesso di ipotizzare che si tratti di una imitazione realizzata con molta cura. La decorazione ha permesso poi di ipotizzare una datazione per il reperto. Infatti, la decorazione è presente sia sulla spalla che sul disco. In particolare, sulla spalla troviamo l'alternanza di due motivi decorativi: la goccia a doppio contorno e il cerchio concentrico decorato a ghirlanda, mentre sul disco, attorno al foro di reazione, troviamo un rombo inscritto all'interno di un quadrato gemmato e all'esterno di ogni lato troviamo un ferro di cavallo a contorno multiplo, anch'esso gemmato. Proprio l'associazione di questi tre motivi decorativi ha portato a datare la lucerna intorno al V-VI secolo. In età alto medievale, poi, in una prima fase, diciamo, l'area vive nuovamente una fase di degrado. Si formano strati costituiti da semplici battuti sovrapposti alla pavimentazione romana. Questo avviene in entrambi i vani. Vengono impostati sul piano d'uso focolari e una probabile fossa di scarico nel vano 4. Dati che rafforzano ancora una volta l'ipotesi della funzione abitativa degli ambienti. L'assenza però di ceramica comune e l'esiguo numero di frammenti appartenenti ad altre classi ceramiche ha confermato che si tratti di un periodo ancora di transizione, perché infatti in un secondo momento, sempre in età alto medievale, a conferma della funzione abitativa dei vani 4 e 5, ma soprattutto dell'occupazione dello stanziamento dei Longobardi, è il rinvenimento di una consistente quantità di frammenti ceramici rinvenuti in sottili piani d'uso, caratterizzati dalla presenza di alcune buche di palo attribuibili ad una struttura di piccole dimensioni, quindi appunto una capanna. A questo punto lo studio dei manufatti ceramici si è focalizzato sui contesti quindi altomedievali riconducibili alle fasi di occupazione longobarda, che hanno restituito diversi tipi di prodotti artigianali in ceramica comune, invetriata e di tradizione longobarda. In particolare ha fornito lo studio nuovi dati sulla crescente combinazione di tradizioni produttive tecnologiche diverse, ovvero da una parte quella di derivazione tardoromana propria degli artigiani locali, e dall'altra quella introdotta dalle maestranze longobarde. In questa sede vi verrà presentata una selezione ovviamente dei materiali ritenuti più significativi per riconoscere ed evidenziare le associazioni delle diverse classi. Dei manufatti ceramici sono state prese in considerazione la composizione degli impasti a livello macroscopico e le caratteristiche tecnologiche di lavorazione e di cottura, che hanno consentito di ricondurre tutti i frammenti ad un'unica produzione omogenea, che comprende un repertorio non troppo variegato di forme di ceramica longobarda, recipienti di ceramica comune e qualche esemplare invetriato. Proprio per questi ultimi non è stato possibile fare una classificazione troppo puntuale delle forme, ma lo studio ha comunque permesso di evidenziare due differenti tipologie di impasto. Uno depurato, che include le forme di derivazione romana. L'altro invece affina corpi ceramici di tradizione longobarda. La cottura del vasellame realizzato con questo secondo impasto avveniva spesso in atmosfera poco controllata, la rifinitura delle superfici era poco curata e il rivestimento a vetrina sparso gocciolata era di colore giallo-verde o bruno-arancio. In slide potete osservare appunto i reperti più significativi, come olle di piccole e medie dimensioni, alcuni recipienti vari come appunto uno scodellone di grandi dimensioni con anse tricostolate verticali, una forma chiusa bianzata, una giara con decorazione geometrica e infine ciotole con listello più o meno pronunciato. A seguire è stata documentata una serie di recipienti in ceramica comune, destinati ad essere utilizzati in cucina per la conservazione degli alimenti, ma soprattutto per la loro preparazione e cottura. Anche in questo caso, l'analisi autoptica degli impasti ha permesso di distinguere due varianti, legate per l'appunto alla destinazione ed utilizzo dei manufatti. Quindi, da una parte, un impasto depurato e tendenzialmente fine, e dall'altra uno grezzo con consistente presenza di inclusi. Tra le forme, quella maggiormente attestata è l'olla. In esemplari di dimensioni modeste,
con orlo rifinito in diverse varianti che non sto qui ad elencarvi, e in molti casi era presente l'alloggio per il coperchio. L'impiego maggiore poi di corpi ceramici più grezzi, collegato alla presenza più o meno estesa di tracce di fumigazione, evidenzia l'utilizzo delle olle più per, diciamo, la loro cottura che per la loro conservazione. Seppur in minor quantità, sono documentati anche esemplari di catini coperchio con orlo ingrossato e pareti che vanno ad assottigliarsi con corpo troncoconico o emisferico. Vi sono poi coperchi in diverse varianti, molti dei quali poi diciamo erano conformi anche alle olle a cui dovevano essere abbinati. E infine nel repertorio della ceramica comune non mancano recipienti per liquidi, seppure la loro percentuale di attestazione sia molto limitata. Troviamo infatti due bicchieri, di cui uno, quasi interamente ricostruito, presenta la forma sacco, forma tipica del catalogo longobardo. E anche, diciamo, l'impasto impiegato per questo reperto risulta essere molto fine, quindi diciamo è anche un altro dato che si aggiunge alle affinità che questo recipiente poteva avere nei confronti appunto delle forme di tradizione longobarda. Vi è poi un grande recipiente bianzato che presenta una decorazione tipica di derivazione tardoromana, cioè delle linee parallele orizzontali, e infine una piccola brocchetta con doppio motivo decorativo, sempre di tradizione tardoromana, ovvero onde e linee orizzontali parallele. In associazione a completamento del repertorio di forme in ceramica comune invetriata sono attestati anche recipienti di tradizione longobarda, inquadrabili all'ultimo trentennio del VI secolo, inizi del VII. Si tratta di una produzione fine da mensa, caratterizzata da una rifinitura stralucido e una decorazione stampigliata, che presenta forme prevalentemente chiuse destinate a contenere e mescere liquidi. L'osservazione dei corpi ceramici ha evidenziato l'impiego di un'argilla dalla massa di fondo fine micacea, ben depurata e sabbiosa al tatto. E queste caratteristiche, come già accennato prima, trovano riscontro anche negli impasti più depurati impiegati per la produzione in ceramica comune. Così, questo dato ci permette di confermare una sostanziale omogeneità dei corpi ceramici delle due differenti classi, costituendo così una produzione unitaria. Come già accennato prima, l'analisi tipologica ha permesso di individuare quasi unicamente contenitori per liquidi. Troviamo quindi brocche con anse tricostolate o nastriformi che presentano appunto la traccia di decorazione stralucido, brocche che invece presentano una decorazione di tipo misto, ovvero un motivo a reticolo stralucido e decorazione stampigliata con rosette floreali, oppure anche un esemplare di brocca con orlo largo e piano, forma di T, con collo probabilmente sbasato, che mostra una decorazione a stralucido con reticolo non regolare. Nel repertorio morfologico troviamo poi le fiasche, che sul piano decorativo recano diversi motivi stampigliati impressi su più registri che analizzeremo tra poco. Tra le forme compare anche un frammento riconducibile ad una forma aperta, che sembrerebbe non essere ancora attestata, diciamo, nella produzione di tradizione longobarda. Si tratta probabilmente di una ciotola coperchio, di cui si conserva il fondo a piede o presa centrale, dipende appunto come viene interpretato l'oggetto, con parte della superficie esterna decorata a stralucido. Un recipiente di questo tipo poteva far parte del servizio da mensa e quindi utilizzato per servire e consumare i cibi. Questo dato, seppur si tratti sicuramente di un solo esemplare, lascia supporre che però vi fosse un tentativo da parte degli artigiani longobardi di realizzare anche altre forme oltre a quelle canoniche della loro tradizione, optando quindi per morfologie di derivazione tardoantica. Come anticipato, la decorazione è sicuramente un elemento imprescindibile ed è quindi importante evidenziare la varietà dei motivi ornamentali rappresentati da una ricca serie di pattern impressi su più registri, tra i quali troviamo appunto rombi e altre forme geometriche, rosette floreali, motivi a X ed elementi più composti come palmette o figure più complesse.
Meno diversificato invece è diciamo il repertorio delle decorazioni a stralucido, dove appunto sono rappresentate per lo più da motivi a reticolo. E in slide potete osservare la varietà e anche la ricchezza comunque di questa decorazione. Per concludere, l'analisi dei manufatti presentati ha consentito di inquadrare cronologicamente questa produzione alla prima età longobarda, quindi tra la seconda metà, l'ultimo trentennio, diciamo, del VI secolo fino agli inizi del VII. La datazione trova confronto anche con altre forme rinvenute in altri contesti cittadini bresciani che ben testimoniano il sistematico riutilizzo a livello insediativo di domus e centri di potere di età romana, quali appunto il monastero di Santa Giulia, l'adiacente Capitolium, come abbiamo visto all'inizio, e il contesto di Casa Pallaveri. Presso quest'ultimo in particolare sono state rinvenute le strutture di due fornetti destinati alla cottura di vasellame, che hanno restituito diversi frammenti ceramici, molto omogenei tra loro, inquadrabili cronologicamente all'ultimo trentennio del VI secolo. Data la vicinanza, quindi, tra l'unità produttiva longobarda e l'insediamento sorto sui resti del teatro, è sorto spontaneo chiedersi se i frammenti che vi ho presentato quest'oggi siano stati prodotti anch'essi presso le stesse fornaci. Lo studio infatti ha evidenziato come i recipienti presentino non solo tra di loro le stesse caratteristiche morfologico-funzionali e tecnologiche, ma anche affinità con il repertorio appunto documentato all'interno dei fornetti e presso i loro piani d'uso, facendo quindi pensare che sia plausibile la provenienza dalla stessa officina. Come abbiamo visto, il panorama delle forme è abbastanza modesto e numerose sono le però le varianti sia morfologiche, sia dimensionali che decorative. E questo elemento è molto importante perché diciamo è la testimonianza del fatto che siamo lontani dal concetto di produzione standardizzata e seriale, ma appunto questo vasellame testimonia la sua foggiatura manuale, si rifà al gusto variegato degli artigiani oppure, diciamo, in alcuni casi alle richieste di mercato. Le classi ceramiche esaminate, in particolare la ceramica longobarda e la ceramica comune, possono considerarsi complementari, ovvero da una parte il vasellame d'uso domestico destinato alla cottura e alla preparazione dei cibi, dall'altra recipienti di tradizione longobarda riservati al servizio per il bere. Fatta eccezione poi, come abbiamo visto, per qualche esemplare invetriato, non si attestano recipienti propri del servizio da mensa, dato che lascia pensare che venissero utilizzati i manufatti in materiale deperibile. Infine è interessante sottolineare la presenza di manufatti che testimoniano la mescolanza di forme e stili differenti, assistendo così non solo alla riproduzione in ceramica comune di forme tipiche del repertorio longobardo, ma anche di vasellame dal corpo ceramico più fine che presenta caratteri tecnologici ed elementi decorativi di provenienza tardoromana. Io con questo ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille Chiara, molto interessante, soprattutto per me che studio l'età del bronzo, perché vedo molti collegamenti produttivi, ecco, soprattutto. Adesso, visto che siamo nei tempi, possiamo fare 10 minuti di pausa, quindi ci vediamo verso le 11:10 per l'intervento di Antonina Arena. Ok, allora...
Buongiorno a tutti. Allora, adesso riprendiamo la sessione appunto sulla cultura materiale dopo questi 10 minuti di pausa con l'intervento di Antonina Arena dell'Università degli Studi di Roma 3, che appunto ci presenta questa sua ricerca dal titolo Predea Filippianorum, un allevamento di cavalli nella Sicilia tardo-antica. Antonina ci presenta appunto questi dati inediti risultati dall'analisi dei bolli laterizi filippiani, che ha permesso appunto questo studio di individuare una nuova tipologia di timbro che poi appunto ha dato altri risultati, altre prospettive. Esatto, buongiorno a tutti, ringrazio anche io il comitato per l'occasione che oggi di presentarvi questi dati e questo sito ancora poco conosciuto che si trova nel cuore della Sicilia. Faccio condivisione. Ok. Vedete? No. Condividi. Perché no? Ok, intero schermo. Ma non riesco. Ok. Share screen. Allora, mi sa che dovresti... Ho proprio dei problemi a fare. Share screen. Condividi. Non riesco a condividere lo schermo, scusate. Andiamo così. Riuscite a leggere adesso? Sì, aspetta. Sì. Perfetto, ok. Ok, perfetto. Allora, scusate. Allora, quindi vi ringrazio per questa occasione per parlarvi di un sito ancora poco conosciuto localizzato nel cuore della Sicilia, in provincia di Enna, in località Gerace. Un sito che nel 1994 è stata rinvenuta una villa residenziale tardantica. Oggi sappiamo che questa villa possedeva un allevamento di cavalli che, come potete vedere da questo timbro, erano destinati ai giochi circensi. Il mio lavoro appunto consiste nello studio delle tegole della villa, tegole che hanno questi particolari signa che sono tutti degli indizi probanti della passione equestre da parte del proprietario. Vediamo dove è collocata prima la villa. La villa si trova a pochissimi chilometri in linea d'aria dalla villa romana del Casale di Piazza Armerina. In questo straordinario contesto paesaggistico siamo all'interno di una proprietà privata del borgo di Gerace, e nell'area dell'altopiano degli Erei, una zona particolarmente amena e argilosa, e questo è importante soprattutto poi nella ricostruzione delle materie prime che poi hanno fornito la produzione delle tegole. Si trova il sito vicino alla Regia Trazzera, una strada che ricalca alcuni tratti la strada Nonaria Nafizia, e quindi vicino ad un'arteria importante. Nel 1994 la villa è stata rinvenuta in circostanze abbastanza fortuite e la soprintendenza dei beni culturali di Enna, con la dottoressa Cecilia Platamone, rimenne questi ambienti, che ve li indico il numero 1, di circa 500 metri quadrati, con alcune strutture e una fornace. Nel 2007 e nel 2010 altre indagini nel sito, sempre da parte della soprintendenza, e dal 2012 venne stipulata una convenzione tra la soprintendenza e la British Columbia con il professor Roger Wilson, il quale in maniera quasi ininterrotta scava Gerace. In prossimità dello scavo il professor Wilson fa eseguire anzitempo queste analisi geofisiche, la quale possiamo vedere e ben comprendere quelle che sono le potenzialità del sito, perché su 3 ettari di terreno sono state individuate queste strutture. La parte nord dal 7 al 10 ancora necessita di essere scavata, perché ad oggi sono state scavate queste aree. In questa planimetria del 2018 è valida anche per il 2019, però dobbiamo aggiungere, qua ve lo indico, un'altra area, che è quella F, che è l'area delle fornaci, area di fornaci insieme è uguale a quella E, quindi sono state rinvenute circa 8 fornaci.
L'area D invece ha riportato in luce un nucleo consistente di terme, di una terma con numerosi ambienti, e l'area C invece è l'area che ha restituito delle strutture di epoca bizantina. Probabilmente alla fase di distruzione qualche decennio successivo, forse alla fine del VI, inizio del VII, l'insediamento di Gerace vive con l'abitato bizantino. Un abitato bizantino che non lo possiamo vedere chiaramente nell'ambiente 5 che si imposta al di sopra delle strutture romane. Questa è l'area A, un'area che ha restituito numerosi ambienti, tra cui con mosaici questo ambiente 6 che tra l'altro presenta un'abside, e questo ci permette di inquadrare la villa all'interno dell'edilizia residenziale tardantica, inquadrandola cronologicamente tra il IV, fine V, probabilmente inizio VI. Un'area particolarmente importante è l'area B, perché è un'area che ha restituito, qui il professor Wilson ha fatto eseguire dei saggi, dei lacerti murari del II secolo d.C. Quindi diciamo che la villa ha avuto diverse fasi edilizie. Accanto troviamo invece una struttura lunga 50 metri che è stata interpretata inizialmente come una stalla o come un oreum. Oggi il professor Wilson le interpreta solo come un oreum, però come potete osservare l'edificio non è stato scavato nella sua interezza e la documentazione presente, quindi i resti, non hanno restituito non hanno dato delle interpretazioni sicure. Quindi ad oggi rimane abbastanza dubbia l'interpretazione, o comunque non bisogna escludere la stalla. Un ambiente particolarmente significativo che ha dato molta soddisfazione è il rinvenimento di questo mosaico del frigidarium, appunto delle terme, un mosaico che come potete osservare presenta dei monogrammi all'interno, con forse un richiamo stesso al nome dei proprietari, e poi un'iscrizione tutto intorno nella quale noi troviamo con esattezza la proprietà, si attesta la proprietà ai Filippiani, Filippianorum predia Filicia. Questo nome dei Filippiani, Filippianus, noi non lo conosciamo ancora, non ci è consentito sapere perché la documentazione e gli elementi prosopografici non sono pertinenti con il caso in esame. Eppure il nome Filippianus è documentatissimo a Gerace, nella villa, dalle centinaia e centinaia di bolli che sono, e dalle tegole che sono state rinvenute sia in maniera sporadica, sia all'interno di contesti stratigrafici, tra cui il crollo del tetto della villa. I bolli sono stati classificati dal professor Wilson in 11 tipologie, ad oggi sono quasi 400. Potete osservare le diverse tipologie con cartigli rettangolari, circolari, ovali, o questa particolare forma di delfino. Sono tutti bolli contemporanei perché si attesta, si registra la prassi della doppia bollatura. Lo vediamo qui meglio, sia in questo caso, e qui sono marchi impressi oppure a rilievo. Certamente la particolarità di queste tegole sono proprio i bolli con il signum del cavallo, che inizialmente era stato interpretato come un richiamo al nome stesso Filippiani, da Filippo, cioè da colui che ama i cavalli, come le tegole di Rutilius Lupus che ha come signum il lupo. Eppure negli ultimi anni sono state rinvenute centinaia di ossa equine, tra cui denti da latte e falangi di varie dimensioni, che avvalorano sempre più quell'ipotesi timidamente avanzata dalle tegole, ossia della presenza di un allevamento di cavalli. Cavalli che oggi sappiamo appartengono alla razza dell'Equus Sicanus, una razza che è stata definita da Vegezio come diciamo abbastanza incline alla sella e al circo, e questa tegola tipo 4 ci certifica
una vittoria venuta e quindi relativa ai giochi circenti, lo vediamo dalla corona e dalla palma di alloro. Una tipologia di bolli che non ha avuto una giusta considerazione durante lo studio della serie Filippiani è questa forma di delfino, che è stata considerata una forma di bollo ben augurante per via dell'iscrizione Salus et Tutela. Eppure questo bollo ci certifica qualcosa di più. Innanzitutto vediamo come ha un'incidenza maggiore nel numero dei bolli, ricordando che sono quasi 400, questa particolare forma ne occupa un terzo. E poi la posizione è quasi sempre nell'embrice della tegola, nel bordo del copo, quindi una posizione preminente, ben in vista. Ha un primo confronto morfologico, un interessante è questo signaculum con acclamazione spes in deo dell'antiquarium comunale di Roma, che è frutto di cui non si sa la provenienza, è frutto del collezionismo antiquariale e che è stato associato ad un'officina ceramica del IV-V secolo africana. Eppure, come potete osservare, questo signaculum condivide con i bolli di Gerace sia la foggia che la dimensione, e per foggia ci sono dei particolari interessanti come questa pinna caudale a tre lobi che si vede meglio qui, oppure la pinna dorsale pettorale con questo particolare, la bocca spalancata. Dal punto di vista invece simbolico, una domanda che mi sono posta è quale attinenza ci fosse con un cavallo. E parlando di giochi e quindi di cavalli che giocavano, un primo richiamo di questi bolli poteva essere quello delle columne delfinorum, questo sistema di contagiri che noi lo riscontriamo nel settore nord-occidentale della spina, che ad ogni giro di corsa, come lo vediamo qui meglio nel sarcofago del Vaticano, un addetto abbassava il delfino. Nelle versioni più recenti, più tecnologiche, vediamo il delfino che veniva ruotato a 180 gradi e dalla bocca spalancata fuoriusciva l'acqua che andava a riempire l'Euripeo del Circo Massimo. Probabilmente le iscrizioni che noi troviamo nel bollo forse sono dei richiami delle accezioni beneauguranti, sì, però a protezione del cavallo stesso, magari in particolari momenti della gara, sappiamo dei naufragium che ci sono all'interno del circo, oppure sono una protezione contro le maledizioni che erano note anche quelle. Continuando il lavoro di analisi di questi bolli, come potete osservare qui, ve la indico, vi è un piccolo rilievo impercettibile, proprio pochi millimetri, che è stato disegnato come una mezzaluna. In realtà in questa prospettiva è proprio una mezzaluna. Ma se noi capovolgiamo la fotografia proprio in virtù di quel gioco di matrici con il positivo e il negativo, noi ci rendiamo conto che in realtà questo piccolo segno impercettibile è un delfino. Filippianos dunque fa bollare, sì, bolli con il suo nome, fa bollare cavalli, ma fa bollare pure quel delfino, perché questo è il simbolo della sua scuderia. Questo segno in questa posizione proprio richiamo alla prassi della marchiatura degli animali, lo leggiamo in Plinio, lo riscontriamo anche nelle iconografie, proprio a indicare la proprietà o dell'animale, in questo caso del cavallo, oppure della scuderia. Come vi dicevo, questa prassi della marchiatura è riscontrata nelle iconografie di mosaici con rappresentazioni circensi. Nel mondo del mosaico africano è ben noto, così come quello spagnolo, ma anche nella villa romana del Casale noi vediamo che alcune quadrighe, nella celeberrima corsa delle quadrighe al Circo Massimo, vediamo come alcuni cavalli hanno proprio dei simboli. In questo caso la fazzia albata ha un segno che la cornucopia, ma
La faccio albata, quella appunto quella bianca, quella era quella veneta, scusate, questa albata proprio un delfino definito dal professore Gentili guizzante. Li mettiamo a confronto. Direi che è abbastanza eloquente come la villa di Gerace fa bollare dei cavalli con un simbolo che è il delfino. A 15 km di distanza noi ci ritroviamo il proprietario della villa di Piazza Armerina che fa rappresentare un cavallo col medesimo simbolo. Arrivo a quelle che sono le considerazioni che aprono l'inaspettata prospettiva di una ricerca, perché se effettivamente ho colto nel segno sia che questi cavalli rappresentati nel mosaico della villa di Piazza Armerina sono proprio quelli di Filippianus, ad oggi mi domando il motivo per cui sono stati rappresentati, immortalati, più simpaticamente perché sono i vincitori della corsa. Quello che adesso è necessario e occorre fare è una nuova lettura del mosaico della Villa Romana del Casale, che tenga conto di questi dati che vi ho appena presentato, che tenga conto che ci sono a 15 chilometri, c'è una villa con un allevamento di cavalli, perché ad oggi io non posso non considerare il mosaico come un terminus ante quem della stessa scuderia, perché nel momento in cui è stato messo in posa il mosaico, questi cavalli già gareggiavano ed erano famosi a Roma. Dal punto di vista invece dello studio dei bolli ancora siamo ben lontani da dire che è finito, manca tutto un aspetto morfologico e paleografico che tenga conto dei punzoni, delle anomalie, degli errori, che in modo da poter ricostruire quelle che sono quello che è la manodopera, in modo da avere poi una totale più ampia ricostruzione della filiera produttiva, dalle materie prime alla circolazione di questi laterizi, perché noi sappiamo che a 12 chilometri dalla villa sono state rinvenute altre tegole. Ad oggi non sappiamo se è il frutto della commercializzazione di Filippianus oppure è frutto invece di una parte dei suoi terreni. E con questo ho concluso. Grazie, grazie mille Antonina. Adesso mi sono appuntata anche per te diverse domande, diciamo molto interessante perché è appunto una ricerca ancora aperta, quindi appunto ci sono diverse questioni da approfondire, ci saranno. Allora, adesso passiamo invece a un altro intervento, quello di Andrea Terziani dell'Università degli Studi di Siena. Il cui intervento è intitolato Gli strumenti da estrazione in pietra dalla miniera di cinabro enolitica del Poggio di Spaccasasso presso Alberese Grosseto. La ricerca di Andrea ha come oggetto lo studio degli strumenti estrattivi in pietra provenienti dall'impianto minerario di età neolitica, tardo neolitica del Poggio di Spaccasasso, a cui si è associato anche un approfondimento sul processo estrattivo del cinabro, non soltanto in epoca preistorica. Adesso do la parola appunto ad Andrea che ci espone la sua ricerca. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, voglio ringraziare il comitato organizzativo di Spring Archeology per l'opportunità e ringrazio per l'introduzione appena fatta la dottoressa Di Marco. Adesso condivido lo schermo. Ok. Si riesce a vedere? Sì, sì. Benissimo. Allora, questo lavoro ha avuto come oggetto proprio gli strumenti da estrazione in pietra provenienti dalla miniera di cinabro neolitica del Poggio di Spaccasasso, che si trova più precisamente all'interno del Parco regionale della Maremma, sull'omonimo poggio, nel comune di Alberese. Notiamo che il sito non è molto distante dalla foce dell'Ombrone e tra l'altro appare affiancato da una strada, la cosiddetta strada della Regina, che conduce al complesso abbaziale di San Rabano, presente all'interno del parco stesso. Come infatti qua possiamo notare, dalla cartina, Spaccasasso non è l'unica evidenza di epoca preistorica, ma abbiamo anche altre evidenze provenienti da siti come quello di Grotta dello Scoglietto e di Grotta La Fabbrica.
Ovviamente la scoperta del sito in questione la si deve ad opera del gruppo speleologico Maremmano, che durante una battuta di ricerca condotta nell'anno 2000 evidenziò la presenza della cosiddetta buca e si occupò dello svuotamento di questa cavità originariamente interpretata come avente un'origine naturale. Chiaramente lo svuotamento ha portato alla luce materiali diversificati, tutti inquadrabili nell'eneolitico, e dopo un primo intervento sul pianoro antistante la buca stessa, si è sostituita nello studio del sito alla società speleologica l'Università di Siena, con l'attuale Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali, Area di Preistoria. E l'indagine ha avuto come oggetto lo scavo stratigrafico di un recinto funerario dell'età del rame, poiché il sito ha una storia complessa. E sempre dallo scavo di questo recinto sono emersi reperti molto simili a quelli presenti nella buca, come frammenti ceramici pertinenti alle medesime fogge vascolari e che portano ad inquadrarle nell'orizzonte culturale di area centro-meridionale di Laterza, cuspidi di freccia tipicamente eneolitiche e numerosi frammenti ossei parzialmente combusti, le cui datazioni radiometriche li collocano ad un periodo compreso tra quarto e terzo millennio avanti Cristo. Coincidenti queste datazioni con quelle dei pochi frammenti ossei recuperati sempre dalla buca stessa. Terminato lo scavo stratigrafico del recinto, sono emersi proprio i primi livelli di un impianto minerario finalizzato alla coltivazione del cinabro. Ovviamente già un indizio di questa attività mineraria condotta sul poggio era questo conoide detritico, ben visibile anche ad una certa distanza, conoide detritico occasionato dall'attività estrattiva. Si tratta proprio di clasti di dimensione medio-grande del calcare di cui è costituita la collina stessa, inglobante il cinabro. E nel passato proprio questo biancore della collina doveva essere visibile ancor più da distanze maggiori per via di una minore copertura arborea cagionata dalle attività estrattive finalizzate proprio al recupero del cinabro. Proprio per l'impianto minerario attualmente ancora in corso di scavo sono state ottenute delle datazioni al radiocarbonio da alcuni campioni di carbone provenienti dal cosiddetto focolare 1, che hanno permesso di inquadrare la fase terminale di questa attività proprio nel neolitico finale. Per quanto riguarda proprio il minerale oggetto di questa coltivazione, il cinabro, si tratta di un solfuro di mercurio avente una percentuale appunto ridotta di zolfo e un 86% di mercurio. Questo minerale, questo pigmento, ha un'origine idrotermale e si forma quindi a seguito del consolidamento di fluidi magmatici che percorrono le rocce, in questo caso le fenditure del calcare massiccio della collina, e si riconosce per questo caratteristico colore rosso. Ovviamente si può presentare in varie forme, non solo in vene, come avviene a spaccasasso, ma anche sotto forma di, per esempio, ammassi terrosi, spalmature, o addirittura cristalli romboedrici, come è presente presso i giacimenti minerari sloveni di Idria, ma anche nella forma più rara di cristalli aciculari. Ovviamente il suo utilizzo nella preistoria e protostoria è unicamente come pigmento colorante, in contesti domestici, cerimoniali e specialmente funerari. Qui possiamo notare alcuni esempi come questo cranio, proveniente dal sepolcreto rinaldoniano della Sgurgola, in cui le ossa facciali proprio di questo cranio sono interamente cosparse di questo pigmento, così come avviene anche per il vago di collana proveniente dal sito di La Vela, in provincia di Trento. Chiaramente anche qui si tratta di un sepolcreto inquadrabile però nell'orizzonte dei vasi a bocca quadrata. E per quanto riguarda rinvenimenti provenienti da altri contesti europei, possiamo notare questi frammenti ceramici di area balcanica provenienti dal sito di Bubani, di Vinza, di Plocnik, così come alcune anche figurine muliebri,
le cui solcature sono interamente ricoperte sempre di questo pigmento. È chiaro che nella preistoria e nella protostoria non era ancora possibile la distillazione del mercurio dal cinnaboro stesso, come avverrà solamente a partire dalle epoche storiche e più intensamente in epoca contemporanea. Per recuperare appunto minerali come quello oggetto d'esame, si doveva utilizzare un adeguato strumentario, uno strumentario per lo più in pietra, costituito da mazzuoli, vale a dire strumenti dalla funzione battente e disgregante, spesso dotati di un restringimento per un'immanicatura in materiale deperibile, picconi per un'azione maggiormente puntuale di penetrazione nella roccia, così come i cunei, martelli con foro passante per l'incastro di un manico sempre in legno, i quali sono documentati solo a partire dall'Eneolitico per contesti volti al recupero di minerali cupriferi, come avviene in due siti sardi genericamente inquadrati nell'Eneolitico, che sono quello di Tintillonis e Planudentis. Si poteva fare ricorso anche ad altri strumenti in materia dura animale, come il corno di cervo per realizzare picconi, come avviene in siti, ad esempio, quello deputato all'estrazione della selce di Spienne in Belgio, e mazze in legno, come sono state recuperate in contesti quali quello amiatino, ma di difficile reperibilità nel record archeologico per via della loro natura facilmente appunto deperibile. E infine uno strumentario collegato ad una seconda fase dell'attività estrattiva, costituito da macine incudini e macinelli pestelli per la riduzione dimensionale dei clasti inglobanti in questo caso il cinabro, ma anche altri tipi di minerale. E infine uno strumentario di supporto sempre difficilmente rintracciabile nel record archeologico e caratterizzato dalla presenza di pale in legno per la raccolta del minerale o anche per le rocce utili al confezionamento di strumenti, perché sono testimoniate numerose appunto miniere volte al recupero della selce o del diaspro a partire dal Neolitico, e infine ceste in fibra vegetale per la per il trasporto, oltre che per il contenimento dei materiali estratti. Per quanto riguarda gli strumenti, qui possiamo notare alcuni strumenti provenienti da contesti non solo italiani ma anche europei, le relative ipotesi di manicatura per picconi e mazzuoli in selce grossolana, garganici, così come ipotizzati appunto da Galiberti. Qua abbiamo invece in mezzo dei mazzuoli in scisto verde provenienti dalla miniera attiva durante l'età del ferro a Campolungo, i quali mostrano solamente un incavo laterale compatibile sempre con un manico, così come l'incavo bilaterale è presente anche sul mazzuolo proveniente da Copa Hill in Gran Bretagna, una miniera attiva solamente a partire dal bronzo antico e volta al recupero sempre dei minerali cupriferi. È chiaro che, oltre alla semplice tagliata a mano per procedere nei lavori di escavazione e di recupero del minerale, era necessario spesso e volentieri, quando la roccia incassante, il minerale, era molto dura, fare ricorso all'uso del fuoco. Fuoco per ammorbidire la roccia stessa e poi procedere nel processo di tagliata a mano con gli strumenti appena visti. Di conseguenza, qui possiamo notare alcuni pozzetti minerari di area balcanica provenienti dal sito di Rudna Glava, volto e sempre finalizzato al recupero di minerali cupriferi, così come anche avviene nel sud della Francia nel sito di Pioche Farrou, sempre attivo più o meno nel medesimo periodo, vale a dire l'Eneolitico, e sempre per il recupero dei medesimi minerali. Le tracce del fire setting da cosa possono essere evidenziate? Non soltanto dalla presenza di una ricca concentrazione di carboni compatibili con l'accensione di fuochi, ma dalla presenza di pareti lisce e ondulate con i caratteristici appunto annerimenti da fumo. Questa tecnica appare essere stata in uso in Europa anche ben oltre la scoperta della polvere da sparo, quindi ben oltre il XVII secolo, e in altri contesti come America del Sud, Africa ed Asia è documentata anche lungo tutto il corso del XX secolo. Del suo proficuo utilizzo nelle miniere di età moderna ce ne parla addirittura Agricola nel De Re Metallica.
Ovviamente a Spaccasasso vi sono testimonianze dell'impiego di questa tecnica, come il focolare 2, che si trova contenuto entro una nicchia posta al di sotto del fronte di estrazione est, e il focolare numero 1, il quale ha permesso di recuperare numerosi carboni, dai quali poi è stato possibile ottenere le datazioni al radiocarbonio che collocano proprio la fase terminale dell'attività estrattiva in corso di scavo proprio nel neolitico finale. Per quanto riguarda la cosiddetta buca, in realtà essa ad oggi è identificabile come un vero e proprio pozzo minerario, scavato a mezzo del fuoco per il recupero, sembrerebbe, di una consistente vena di cinabro, sempre in questo sito. E un confronto per via delle datazioni pressoché coincidenti può essere fatto anche con i lavori condotti sul Monte Amiata per il recupero del medesimo pigmento, datazioni effettuate da Maggi su queste mazze, sono mazze appunto in legno di quercia, recuperate durante lavori di escavazione contemporanea presso la miniera del Siele Solforate. Ovviamente questo è un caso eccezionale di conservazione di un certo tipo di strumenti, che sono questi strumenti in legno, difficilmente identificabili nel record archeologico. Purtroppo, per quanto riguarda i contesti amiatini, le tracce di escavazioni preistoriche sono purtroppo obliterate dai lavori contemporanei, finalizzati al recupero del cinabro e alla sua distillazione per l'ottenimento del mercurio. Venendo propriamente agli strumenti oggetto della nostra analisi, di questo lavoro, che poi è confluito nel lavoro più ampio della mia tesi magistrale, per il loro studio è stato necessario fare ricorso al software FileMaker 9 per la progettazione di una scheda analitica, costituita da alcuni macro sezioni con i relativi campi. Queste sezioni sono quelle relative all'ubicazione del reperto nello scavo e ai suoi estremi identificativi, quella relativa alla tipologia e morfologia, quella relativa alla tipometria e al litotipo, con osservazioni anche circa la presenza di alterazioni superficiali, e quella circa gli interventi superficiali, siano essi di natura tecnologica che funzionale. Ovviamente si è dovuto progettare una scheda doc proprio perché in letteratura si trovano spesso dati poco coerenti e poco ben strutturati. L'analisi ha rivelato una netta prevalenza di un litotipo per il confezionamento dei percussori di spaccasasso, in particolare il gabbro, che è una roccia magmatica. In seconda misura si è fatto ricorso alla quarza arenite. In percentuali del tutto irrisorie ricorrono arenarie e quarza areniti. E proprio per l'identificazione del gabbro, che all'inizio non era possibile, si è dovuto procedere a delle analisi petrografiche, grazie alla collaborazione della dottoressa Cecilia Visi del Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente, realizzando appunto delle sezioni sottili di 3 campioni di questo litotipo, e con la loro osservazione al microscopio ottico a luce polarizzata è stato possibile proprio identificare questo litotipo tenace e compatto come gabbro, una roccia magmatica. E dunque si sono dovute inficiare delle ipotesi circa il suo reperimento. In particolar modo è plausibile che le genti di Spaccasasso abbiano recuperato dei ciottoli già morfologicamente predisposti, di forma sferoidale o subsferoidale, lungo il letto dell'ombrone, che ha il suo corso e sua foce non troppo distante dal sito di Spaccasasso, nella misura inferiore di 5 km. Ovviamente gli affioramenti in giacitura primaria di questo litotipo si trovano in un comprensorio, che è quello dei comuni di Murlo, Monticiano e Roccastrada, dove il Farma e la Merze, i missari dell'ombrone, avrebbero eroso questi affioramenti per poi trasportarli nell'ombrone, che avrebbe permesso poi la raccolta di essi a una distanza non troppo notevole dal sito di Spaccasasso. Altri affioramenti più esigui e di difficile però reperibilità per via dello sforzo che si sarebbe dovuto impiegare per recuperarli sono nei comuni di Massa Marittima e Gavorrano, e addirittura sull'isola d'Elba.
Per quanto riguarda rocce come quarziti arenari e quarzareniti, le genti di Spaccasasso hanno potuto recuperarle facilmente alla base della collina. Mancano 3 minuti, Andrea, scusa. Dalla formazione della Verruca e dalla formazione di Salto del Cervo. Ovviamente la tipologia e i tipi evidenziati per Spaccasasso portano a una netta prevalenza di mazzuoli, come abbiamo detto, ma anche strumenti quali picconi e piccomazzuoli per un'azione maggiormente puntuale di penetrazione nella roccia per il recupero del minerale, oltre che strumenti connessi ad un'ulteriore fase dell'attività estrattiva come pestelli e macine. È chiaro che poi è stato riscontrato a Spaccasasso un altissimo grado di frammentarietà degli strumenti compatibile proprio con un'intensa attività estrattiva condotta sul poggio e quindi si è potuta notare la presenza quindi di calotte, porzioni emisferiche corticali di questi strumenti, schegge e poi spicchi e scaglie sempre proveniente da fratturazione degli strumenti, spicchi delle porzioni dotate di 2 facce ventrali e di una porzione superficiale generalmente convessa e scaglie supporti a faccia piana dotate di 2 facce ventrali e orientate sempre come gli spicchi nel senso della loro dimensione massima. Qui vediamo alcuni degli strumenti, tra cui questo mazzuolo ellittico con gola ottenuta per scagliatura e 2 mazzoli sferoidali o subsferoidali compatibili con un loro utilizzo a mano libera. Possiamo notare anche la presenza di pestelli, sempre nel medesimo litotipo, vale a dire il gabbro, e piccomazzuoli, vale a dire strumenti compositi con funzione battente e con un tagliente per una funzione disgregante alla maniera di un piccone, e una particolare macina incudine utilizzata anche come percussore. D'altro canto, cosa possiamo evincere da questo? Che Spaccasasso appare un contesto unico al momento perché attesta lo sfruttamento del cinabro sin dal neolitico finale attraverso la tecnica del fire setting, altrimenti documentata solo per un contesto simile da una fonte cinese dello scrittore Ku Cixi del XII secolo, in cui il cinabro era però contenuto all'interno, inglobato all'interno di una roccia ofiolitica molto tenace. Lo strumentario litico ha rivelato, con l'analisi, una bassa incidenza di gole ed incavi, ma dovuta più che altro anche ad un'estrema frammentarietà del campione analizzato, ma si dimostra comunque nel ricorso a questo litotipo una preferenza per esso compatibile con ciò che avviene anche in altri contesti, non solo italiani come Monte Loreto, ma anche altri contesti come quello balcanico di Priliusa Malisturaz e la miniera portoghese di Rui Gomes. Ci si augura per il futuro di poter procedere ad analisi di carattere funzionale sugli strumenti da estrazione in pietra, oltre che a test sperimentali per validare la loro efficacia nel loro utilizzo su una roccia tenace come il calcare. Un altro obiettivo sarà quello di indagare ulteriori punti estrattivi, come quello evidenziato sulla sommità della collina, dove vi è una grande dispersione dei materiali oggetto di esame all'interno di questo lavoro e fare delle correlazioni con la miniera sul pianoro, quella attualmente in corso di scavo, per comprendere anche la loro cronologia nella lunga durata in senso diacronico. Io ho concluso e dai Monti dell'Uccellina vi ringrazio per l'attenzione. Grazie mille Andrea, adesso poi anche per te ho pronta una curiosità, diciamo una domanda. Adesso invece passiamo all'ultimo intervento di questa mattina, di questo panel incentrato sulla cultura materiale, che è quello di Simona Berardino, dell'Università degli Studi di Napoli, l'Orientale. E il suo intervento è intitolato Analisi introduttiva della ceramica islamica dallo scavo archeologico di Dumat al-Gandal. L'ho detto giusto? Dumat al-Gandal. Buongiorno. Buongiorno. Allora, in questo intervento Simona ci spiega questo suo progetto di ricerca, ci introduce a questo suo progetto di dottorato, appunto, di ricerca, che è incentrato praticamente sulla definizione di una tipologia ceramica di riferimento, perché non c'è una tipologia ceramica, appunto, non esiste nessuna, come dire, nessun catalogo, nessuna studi precedenti rispetto al tuo.
E appunto questo suo studio ci potrà dare una solida base documentaria per la ceramica islamica in questi contesti sauditi. Adesso ti lascio la parola che appunto ci spieghi questa tua ricerca. Grazie mille, grazie per l'introduzione. Allora io condivido lo schermo. Dovrebbe vedersi. Sì, aspetta, no. Forse c'è qualche problema con la connessione? Perché, ah, ok, probabilmente si sta caricando, probabilmente. No, aspetta, ti sta caricando, è un po' lenta la connessione. Adesso aspettiamo un attimo e vediamo, ti vediamo un po' a scatto. Riprova un'altra volta a vedere se funziona. Se è bloccata Simona. Allora, adesso aspettiamo un attimo, vediamo se appunto i ragazzi riescono a risolvere questo problema. E tanto vedo che comunque sono arrivate diverse domande anche dai commenti YouTube, quindi adesso poi quando finiranno gli interventi, appunto passeremo alla sessione delle domande. Vi ricordo poi inoltre che nel link sottostante a questa diretta di YouTube potete vedere i poster riguardanti la cultura materiale, che sono uno riguardante i frammenti anforici di Bianecchi a Milano e l'altro invece riguardante l'analisi e l'analisi dei materiali della tomba dei giganti di San Cosimo di Gioia Concas in Sardegna. Quindi se volete poi anche appunto fare qualche domanda riguardo ai poster, potete farle anche poi successivamente. E adesso proviamo a vedere se appunto con Simona riusciamo a far partire il suo intervento. Ah, è partito. Sì. Ci vede la voce? Ok, problemi tecnici. Allora, ritento con la condivisione dello schermo, altrimenti insomma, provo a cambiare computer, non so che cosa sia successo. Ecco, aspetta, adesso, ora vediamo. Ci siamo? Sì. Ok, allora. Dunque, scusate per questo piccolo inconveniente tecnico. Dovrebbe aprirsi. Ok, ci siamo. Allora, come è stato anticipato, io adesso vi porto dall'Italia all'Arabia Saudita e l'obiettivo di questa presentazione è per la festa. Non solo il mio progetto, ma anche alcuni sistemi. Simona, scusa, ti sentiamo a scatti, anzi adesso penso ti abbiamo proprio persa, bloccata, quindi sì.
Quindi adesso vediamo un attimo se riusciamo a, a risolvere appunto questo problema. Intanto iniziamo con le domande. Per quanto riguarda appunto questa sessione di discussione, ho pensato appunto di iniziare con delle domande, appunto delle curiosità che mi sono sorte, almeno per me, durante appunto l'ascolto degli interventi. Andrei in ordine, quindi partiamo con Carlo, che appunto seguiamo l'ordine ufficiale, e poi con Simona. Allora, e poi vedo anche se ci sono delle domande, ci sono comunque delle domande, una molto simile a quella che avevo pensato io per le tue ghiande missili soprattutto. Sì. Allora, perché appunto, aspetta, ho letto, c'era quella relativa alle analisi. Sì, sì, sì. Quindi l'avevo letta, per questo mi ero preparato. No, nel senso che il progetto di ricerca è abbastanza recente, cioè è nato quest'estate l'interesse verso questa problematica, e al momento sono state avviate delle analisi, ma sui litoboli, cioè sugli strumenti in pietra, quelli in metallo ancora no, però appunto intenzione è proseguire con delle analisi mirate per capire proprio la provenienza, perché indubbiamente può essere una discriminante importante per capire appunto a quale fazione, cioè a quale parte attribuire queste armi. L'idea al momento è che quelle in pietra possano essere, sembrerebbero locali, cioè pietra locale, quindi lavorate in loco, e è plausibile che siano pertinenti agli eserciti romani, però questa è una mia idea che va verificata. Per quanto riguarda invece le ghiande plumbe, quelle con l'epigrafe Euetida, è indicativo invece di una appartenenza all'altro schieramento, probabilmente a mercenari, però appunto, come dicevo, bisogna verificare attraverso delle analisi che bisogna programmare e fare, perché appunto il progetto è estremamente recente. Sì, che poi anche le analisi, soprattutto sugli oggetti in metallo, non sono, cioè bisogna anche tener conto anche delle rifusioni, dei riusi del metallo, quindi non è che sono sempre... Sì, diamo le reali risposte. Sì, infatti, bisogna capire anche cosa fare per avere le risposte alle domande che ci si pone, perché a volte le analisi non sempre danno le risposte, più delle volte non quelle che uno vorrebbe, però vabbè, in molti casi proprio non ne danno. No, appunto, bisogna un po' vedere. Poi, scusa, io questa è un'altra mia curiosità, perché nel titolo, appunto, proiettili fittili, quindi nella penisola salentina non sono stati trovati proiettili fittili? No, alla fine sono soltanto in piombo e in pietra, quindi sono queste le due categorie specifiche e principali. Alcuni oggetti sembrerebbero, però non è accertato, non sono talmente pochi che non si può supportare tale possibilità. Quindi, rimanendo sulle certezze, si tratta sicuramente di strumenti realizzati in metallo o in litici in pietra. Ok, quindi solamente questi due materiali per ora. Sì, assolutamente. Ok, io appunto mi hanno fatto la stessa domanda che ho pensato di farti anch'io, quella sulle analisi, e poi appunto questa mia curiosità sui proiettili fittili, e quindi vedo che non ci sono altre domande da quello che appunto dai commenti di YouTube, quindi non so se vuoi darci anche qualche altro spunto, approfondimento per la tua prossima ricerca, per la continuazione della tua ricerca. Sì, appunto, come dicevo all'inizio, io mi occupo soprattutto di materiale ceramico, però analizzando nello specifico questo frangente cronologico, l'età tardo-ellenistica, ci sono vari strumenti, soprattutto appunto la cultura materiale è un campo talmente vasto che integrando e facendo interagire i differenti dati si possono ottenere delle risposte interessanti o comunque nuovi stimoli. Per cui appunto, partendo dall'analisi del materiale ceramico, mi sono rivolto ad altre tipologie materiali, e altre ancora bisognerebbe aggiungerne, e solo appunto ci vuole tempo per farlo, non sempre è possibile, però ecco, questa fase di trasformazione
tra l'età ellenistica e quella ellenistica romana e poi propriamente romana è un campo estremamente interessante. La cultura materiale può aiutare a risolvere quelli che sono dei dubbi, delle questioni ancora aperte. No, poi appunto è anche molto interessante il tuo collegamento, anche la tua integrazione con altri tipi di studi, no? Quello numismatico, anche la social network analysis, per andare a integrare un po' questa... Sì, sì, ovviamente, perché forniscono degli stimoli più che altro per argomentare, anche per sollecitare un'ulteriore discussione. Poi, per carità, e a volte alcune ipotesi non vengono suffragate o non sono supportate con necessaria sicurezza. Però è importante fornire nuove letture, nuovi strumenti da mettere a disposizione per una discussione globale di tutto ciò che serve per una ricostruzione storica. È che poi appunto è un po' quello, no? Il nostro sì. Compito. È anche la cosa bella, cioè discuterne tranquillamente, senza avere il fiato sul collo di oddio sto dicendo una cavolata. Per carità, è ovvio, ci si attiene sempre a quelle che sono delle conoscenze sicure e si cerca di ampliare utilizzando le moderne metodologie trainate anche prese da altri ambiti disciplinari, per riuscire a chiarire meglio leggere le varie istanze che si presentano dallo studio di tanti aspetti del passato. Ok, sì, grazie, scusa. Adesso grazie a voi, perché è tornata sì, Simona, no, quindi facciamo parlare anche lei. Poi se qualcuno ha altre domande anche da fare a Carlo, può comunque commentare anche ancora su... Andiamo in Arabia, dai. Andiamo in Arabia. Allora, Simona, ci sei? Allora, non so se appunto forse è meglio se disattivi la cam, così... Sì, ok. Allora, per ora sta andando, quindi se per voi va bene... Sì, no, per ora sei così. Ok, perfetto. Allora, dunque, come ho anticipato prima di questo problema tecnico, il presente contributo ha quindi l'obiettivo non solo di esporre il mio progetto di ricerca, ma anche di presentare alcuni dati e alcuni risultati preliminari, quindi un progetto di ricerca incentrato sulla analisi della vasellame ceramico-islamico proveniente dal sito archeologico di Domat al-Jandal. Dunque, l'Oasi è collocata nella parte settentrionale dell'Arabia Saudita, l'odierna regione del Jouf, ed è stata oggetto di indagine archeologica a partire dal 2009, con la missione archeologica italiana nel Regno dell'Arabia Saudita, abbreviato MAIRAS, diretta prima dal professore Alessandro De Maigre e poi dal professor Romolo Loreto. La missione collabora con la Saudi Commission for Tourism and National Heritage e tra il 2010 e il 2017 ha collaborato anche con il CNRS francese. Dunque, l'Oasi è collocata ai margini del deserto sabbioso del Nefud e si trova lungo il Wadi al-Sirhan, che per lungo tempo è stato un naturale corridoio di passaggio che per l'appunto ha messo in collegamento non solo la penisola arabica con il Bilad al-Sham meridionale, ma anche l'Africa orientale con tutto il resto del vicino Oriente. L'obiettivo della mia ricerca è quindi quello di realizzare il primo catalogo cronotipologico del vasellame ceramico islamico di Domat al-Jandal e inoltre si tratterebbe del primo tentativo di sistematizzazione del materiale ceramico islamico di tutta l'Arabia Saudita settentrionale. Questo catalogo potrebbe trarre vantaggio anche dalle informazioni mineralogiche che derivano dalle analisi archeometriche tuttora in corso, non solo sul vasellame ma anche su campioni di terra argillosa prelevati in loco con l'aiuto del geomorfologo della missione Bruno Marco Longo, e inoltre potrebbe avvalersi di confronti realizzati in maniera puntuale grazie all'aiuto di un sistema GIS, non solo con gli altri siti islamici della penisola arabica, ma anche con quelli del vicino Oriente in generale. Inoltre, quindi, si tenta di realizzare uno strumento fruibile anche da altre missioni archeologiche che lavorano, si spera lavoreranno presto, nell'Arabia Saudita settentrionale.
oltre al fatto che chiaramente la ceramica concorre con tutte le discipline messe in campo ad ampliare quella che è la conoscenza di un sito fondamentale, la cui conoscenza è però già oscura e lacunosa dai primi secoli islamici. Quindi ovviamente con la ceramica si possono aggiungere delle piccole informazioni pertinenti a funzione dei loci indagati, a livello tecnologico raggiunto e i suoi cambiamenti nel tempo, oltre al fatto che è possibile definire o concorrere a definire l'inclusione del sito nei traffici regionali e interregionali. MAIRAS quindi ha lavorato principalmente nel cuore dell'Oasi. Sono stati indagati area residenziale, complesso industriale, inoltre quello su cui mi vado a concentrare è il settore B, che è composto dall'area del Kasr Marid, ossia l'antica acropoli sulla quale poi è stato costruito un castello continuamente rimaneggiato, e inoltre il villaggio di Ayadira, che è un villaggio occupato sino alla fine del XVII, inizio del XVIII secolo, nel quale è stata indagata la trincea 10, che risulta essere fondamentale per una serie di motivi. Il primo lo si può osservare da questa carta topografica, perché per l'appunto la trincea 10 è collocata nella parte adiacente alla moschea di Umar ibn al-Khattab, che è uno dei primi califfi ben guidati. Quindi questo fa della moschea una delle più antiche di tutta la penisola arabica. Inoltre si tratta di una moschea utilizzata come punto di partenza per successive costruzioni architettoniche di stampo religioso. Nello specifico, guardando questa sezione ortorettificata, possiamo inoltre osservare che questa parte del villaggio è stata abitata senza soluzione di continuità da epoca pre-nabatea, quindi parliamo di VIII-VII secolo avanti Cristo, siamo in piena epoca neoassira, tant'è vero che il materiale che da qui proviene è ceramica di stampo neoassiro, fino all'abbandono del villaggio. Per cui questo ci permette di contestualizzare la cultura materiale all'interno di quelli che sono gli eventi più importanti della storia dell'Oasi, quali possono essere ad esempio le tre o quattro battaglie di conquista che sono state effettuate per l'appunto per la presa dell'Oasi da parte delle truppe del profeta Muhammad, oppure ci consente di conoscere ciò che accade a livello di cultura materiale durante la prima fitna, che probabilmente ma non certamente si è svolta nell'Oasi, oppure ci permette di analizzare il declino che segue all'uso massiccio della Darb Zubaida, che è una strada di collegamento tra l'Iraq e le città sante dell'Islam, Mecca e Medina, che viene utilizzata a partire diciamo dal secondo quarto del IX secolo d.C. in maniera massiccia, e questo fa sì che l'Oasi venga in qualche maniera estromessa da tutta una serie di circuiti internazionali che riguardano l'Hajj, quindi il pellegrinaggio annuale che doveva essere effettuato, ovviamente con lo spostamento delle rotte si spostano anche i mercati e le genti quindi si spostano in maniera diversa, e questo porta a un'estromissione dell'Oasi. Ora, il mio lavoro sulla ceramica di Duma è iniziato nel 2015. Nello specifico è iniziato nell'ambito della mia tesi magistrale ed è per l'appunto uno studio tuttora in corso. Sono stati analizzati in totale, processati ovviamente sul sito e poi studiati in Italia, circa 6.000 frammenti ceramici che sono distribuiti tra il settore A e il settore B. Io però qui vado a presentare esclusivamente alcune osservazioni pertinenti ai 2.000 frammenti processati dalla trincea 10 del settore B. Quindi si tratta di un settore che consta 31 unità stratigrafiche pertinenti a 7 loci. In generale, quello che possiamo dire è che il 96% della ceramica processata è ceramica comune. Quindi si tratta di ceramica realizzata di impasto grossolano che però presenta diversi gradi di depurazione, utilizzato con diversi gradi di depurazione, e vengono utilizzati degli impasti identici a quelli preislamici, quindi vi è una continuità a livello tecnologico nella realizzazione ceramica. Inoltre i trattamenti superficiali sono tendenzialmente semplici,
Quindi si tratta di ceramica lisciata, pulita a stecca o lucidata, e molto spesso l'interno è più accurato, è realizzato in maniera più accurata dell'esterno, e quindi questo ci fa pensare alla volontà in qualche maniera di rendere impermeabile la parte esterna dei contenitori, la parte interna dei contenitori, quindi in qualche maniera la volontà di preservarne il contenuto. E questo è coerente con l'alta quantità di degrassante vegetale utilizzato nella produzione ceramica, che secondo studi etnoantropologici è uno stratagemma utilizzato per il mantenimento della temperatura. Quindi la volontà era quella di mantenere fresco il contenuto, il che è coerente con il contesto desertico nel quale ci si trova. Per quello che riguarda le forme, il repertorio è altamente conservativo nel tempo, e quindi questo fa pensare alle necessità pratiche legate a queste produzioni ceramiche piuttosto che a delle velleità estetiche. La ceramica invetriata è costituita probabilmente da materiale di importazione, si parla di monocroma verde e monocroma turchese. Invece, per quello che concerne le decorazioni, si tratta di decorazioni semplici che poco possono dire, sono poco diagnostiche a livello cronologico. Quindi, per esempio, vi sono delle decorazioni festonate dipinte oppure delle incisioni ad onda. Ora vado a presentare tre tavole di livello. Nello specifico ho selezionato due tavole pertinenti all'opus B2, una pertinente al livello B12, ossia a livello di VII-VIII secolo, e una pertinente al livello B2 dell'opus B2, quindi siamo nel XIV-XVI secolo. Ho scelto questi due livelli perché l'altro grande elemento della trincea 10 del settore B è la presenza di numerosi livelli datati al carbonio 14, e questi due livelli sono per l'appunto quelli islamici che possono trarre vantaggio da questa cronologia assoluta che noi possiamo applicare. Il terzo livello è un livello sempre di XIV-XVI secolo, ma un livello esterno all'opus. La scelta è stata fatta anche per mostrare quelli che sono i fenomeni di continuità e discontinuità che si possono riscontrare in questo vasellame ceramico. Ora, come è noto, il vasellame della prima epoca islamica è tendenzialmente molto ancorato al materiale preislamico, quindi si parla di ceramica tendenzialmente realizzata al tornio, si tratta di ceramica di ingobbio bianco-rosso, quindi ci sono coppe con chiedi ad anello oppure brocchette monoansate. La questione è che però questa ceramica si trova nel medesimo livello di quest'altra produzione. Sono diversi tipi ceramici, però come si può osservare, vi sono delle forme estremamente semplici, quindi per esempio vi sono olle senza collo, bacini, coppettine potorie, pignatte, sono tutte forme realizzate con base piatta che presentano sulla superficie delle alterazioni cromatiche legate essenzialmente alla vita del vaso. Inoltre vorrei porre l'accento su una caratteristica che rimane costante nel tempo, che è costituita da queste peculiari prese che possono essere definite prese a bottone o a linguetta, che probabilmente poco erano utili durante il sollevamento a mano, ma si ipotizza potessero essere utili per incastrare delle fibre di cordio, delle fibre vegetali per, come ausilio per il sollevamento. Nel livello B2 del locus B2 è possibile riscontrare delle nuove dinamiche e degli elementi di continuità. Quindi è possibile osservare che forme di medie dimensioni tendono a sparire a vantaggio di contenitori di grandi dimensioni, che conservano però delle forme essenzialmente semplici, continuano a vivere queste particolari prese poco funzionali, i trattamenti superficiali continuano ad essere estremamente semplici a vantaggio della superficie interna del vaso e continuano ad essere presenti anche degli schiarimenti superficiali che non sempre sono ben riusciti e ben controllati. Quindi questo implica che
esistono dei frammenti ceramici che presentano semplicemente degli spot bianchi, ma accanto a questa produzione ne esiste una parallela costituita da vasellame di piccole dimensioni realizzato con forme che sono perfettamente aderenti a quelle preislamiche. Quindi quello che si può osservare è una continuità lunghissima per quello che riguarda non solo le forme ma anche gli impasti, come ho detto in precedenza. Ovviamente questo vasellame non mantiene tutte quelle caratteristiche che poteva avere in epoca preislamica, quindi anche una fattura molto accurata, sono frequenti errori di produzione, oppure la superficie spesso tende ad essere meno conservata, però diciamo le forme sono inequivocabilmente in continuità con una tradizione precedente. All'esterno del locus la dinamica che si riscontra, sebbene i tipi ceramici siano diversi, è più o meno la stessa, ossia continuano a vivere, ad essere prodotti contenitori realizzati al tornio, a differenza degli altri che sono realizzati a mano, tendenzialmente quelli medio-piccoli sono ad incavo, realizzati ad incavo, mentre quelli grandi sono realizzati al colombino o con tecniche combinate. Quindi sono caratterizzati da degli impasti più depurati e da degli ingobbi che magari mantengono il colore bianco o rosso come in epoca preislamica, ma tuttavia hanno delle impurità che comunque non vanno ad intaccare la buona aderenza alla parete o il fatto che l'ingobbio comunque sia ben compatto. Quindi, come si può osservare, la differenza è notevole. Basti guardare questo bacino con una decorazione dipinta festonata, molto poco conservata, ma comunque è un esempio, diciamo, è un paragone abbastanza visibile. La differenza è lampante. Quindi, io concludo parlando delle prospettive future. L'obiettivo è quello di avere il numero maggiore di frammenti per poter avere un ampio dataset. L'obiettivo è anche quello di incrementare il numero di analisi archeometriche e di campioni analizzati e anche quello di ampliare la prospettiva di confronto. Ovviamente questo è solamente un primo passo verso una più ampia e più dettagliata comprensione di quelle che sono le dinamiche della cultura materiale ceramica di epoca islamica dell'Arabia Saudita. E con tutto questo ovviamente con particolare attenzione verso la parte settentrionale, quindi la zona siro-giordana verso cui l'oasi ha una propensione naturale sia per la posizione geografica sia per la possibilità di una serie di vie di collegamento che sono naturali. Concludo lasciando a schermo la bibliografia. Ringrazio tutti per l'attenzione e mi scuso ulteriormente per i problemi tecnici avuti prima. Grazie mille Simona. Appunto, il tuo era l'ultimo intervento di questa mattinata, di questo panel sulla cultura materiale. Ora passiamo alle domande, visto che siamo anche in tempissimo con i tempi, anzi siamo quasi in anticipo. È arrivata un'altra domanda, adesso le domande appunto seguiranno sempre l'ordine degli interventi. È arrivata un'altra domanda per Carlo, quindi su i proiettili fittili e plumbei. Allora, una domanda che era appunto, lo strumentario bellico in ferro trova confronti con altre aree della penisola e si può inquadrare cronologicamente oppure un tipo di lunga durata, di lunga continuità d'uso? Allora, come dicevo prima, la ricerca è iniziata da poco, quindi io sto procedendo con la schedatura sistematica di tutte le attestazioni sia giù da noi che allargando il campo d'azione anche l'intera penisola. E indubbiamente si tratta di un tipo di oggetto abbastanza conservativo, cioè le caratteristiche permangono per un ampio lasso cronologico. Le discriminante della forma non può esserci. Stavo cercando di capire se dal peso si possano desumere dei dati. È indubbio che alcune sono specifiche, le ghiande perusine hanno la loro specificità perché hanno le scritte in latino, gli insulti e via dicendo.
Quindi, soprattutto il problema è che molte di queste provengono o da collezioni museali o da collezioni private, quindi sono prive dei riferimenti essenziali stratigrafici di scavo. Per cui il lavoro è da fare, al momento è sicuramente il dato è che si tratta di oggetti conservativi, cioè che hanno delle caratteristiche tali per cui tra terzo e primo secolo avanti Cristo hanno le stesse caratteristiche, è difficile collocarli se non si hanno dei dati meramente stratigrafici. Ok, grazie mille. Allora io penso non ci siano altre domande per Carlo, poi ne abbiamo già parlato prima. Allora, adesso passerei invece a Sara. Io ho qualche domanda da ceramologa, anche se appunto diciamo, il mio periodo di studi più antico di quasi un millennio rispetto al tuo, e ti volevo chiedere se era possibile, sono ignorante in questo argomento, se si conosce la funzione delle anfore da trasporto etrusche, cioè più o meno si sa che cosa potevano trasportare, la tipologia di queste anfore? Allora, di solito vengono associate al vino, ma anche all'olio. Infatti, per quello che è la cassa delle anfore, poi anche sull'articolo in bibliografia si trovano i riferimenti, si sono fatti anche delle analisi che più o meno ribadiscono per l'appunto questo, trace di olio e in alcuni casi di vino, poi il vino presenta delle problematiche specifiche, quindi... Però in teoria sarebbero questo. Poi ecco, non è mai da escludere che si possano trasportare altri tipi di merci, come sono i frutti normali, però per quanto riguarda le anfore etrusche è questo. Poi su uno dei tipi che abbiamo visto anche nella presentazione, quello più antico, in alcuni siti in Francia hanno ipotizzato o dimostrato anche riutilizzi come contenitori solo d'acqua. Non sono riuscita a capirlo, semplicemente ho trovato questa notizia, quindi c'è anche poi un riutilizzo non solo per il vino o l'olio, ma anche per appunto per l'acqua, per la raccolta d'acqua. Però è vero che anche quello delle anfore etrusche è qualcosa da aggiornarsi ancora. Cioè, no, appunto, perché soprattutto non è molto... No, poi gli studi principali sull'argomento sono stati fatti al sud della Francia, quindi ci manca anche tutta l'informazione dell'Italia, non tutta, però insomma sì, quasi tutta. Per quello che è la casa delle anfore, sicuramente olio e vino, per la maggior parte. Avete fatto quindi le analisi? Sì, sono stati fatti, non mi ricordo l'anno di preciso, però parecchi anni fa. Anni fa. Poi ti volevo sempre chiedere un'altra domanda sulle anfore, cioè più precisamente sulla variante delle anse bifide. Cioè, tu appunto hai detto che era una variante locale, ma sono state trovate altre attestazioni di questa variante di ansa, oppure è un unicum il tuo? Per questo tipo io è l'unico che ho trovato, quindi se qualcuno che stia sentendo mi manda anche dei confronti, per l'appunto io sono impazzita proprio perché quando era tutto simile, poi andavi a vedere l'ansa e l'ansa bifida non è, allora no, quando erano le anse bifide allora erano altri elementi che non andavano bene, però quello che sono le anfore corinzie tipo A, in teoria non hanno le anse bifide. E io sono veramente impazzita, perché per l'appunto mi interessava anche, sì, forse una produzione locale, ma da dove? Quindi se appunto vedere qua, trovare qualche confronto, ti capisco, perché poi noi con la ceramica preistorica, ecco, di pezzi unici ne troviamo. Dire che è un unico, dico semplicemente che io il confronto non l'ho trovato, quindi se qualcuno ha delle notizie da dare io veramente sarei molto contenta di leggere e di vedere questi confronti, però non li ho trovati. Vabbè, dai, speriamo che almeno
forse qualcuno ti dirà qualche informazione in più, qualche confronto da qualche altra parte. Anche di più, perché io alla fine non sono... Per il momento non mi sono specializzata sulle anfore, quelle corinzie ancora di meno. Quindi ci sta che qualcuno con più conoscenze dica, no, però esistono questa produzione qua, la fa così. Ok, adesso aspettati, ci sono altre domande da parte degli utenti. Allora, ce n'è uno che è una domanda in cui ti chiedono il rapporto tra il silos e il resto della struttura. Allora, uno infatti dei problemi, infatti sono andata troppo veloce e questi li ho proprio saltati, dei problemi che abbiamo con questo silos è che non abbiamo il rapporto con gli strati superiori, perché erano le campagne di scavo precedenti a quella quando è stato rinvenuto e sono rapporti che purtroppo non possiamo capire bene, così come non possiamo capire come era stato coperto, perché non... è impensabile che le tegole fossero lasciate così alla buona in una struttura ancora in uso, quindi non ce li abbiamo. È una delle mancanze purtroppo che ci fa fare tutte queste ipotesi in modo molto, molto così, molto sui materiali, però non, anche per quello il rintracciarlo fino a una fase o all'altra è difficile, proprio per la mancanza di questi rapporti. Ma infatti anche poi le altre due domande sono più o meno simili, collegate a quest'ultima domanda che ti ho fatto. Allora, ti chiedono praticamente qual è la funzione, quale funzione si ipotizza per la casa delle anfore e come appunto spieghi la presenza di ceramica di tipo attico in un contesto rurale come appunto quello di Marsigliana. Allora, è un contesto rurale, ma è anche vero che è molto vicino a quello che è la città di Marsigliana, che è un centro importante. E poi dobbiamo capire che proprio la città di Marsigliana e anche questo contesto rurale vengono inseriti in un sistema economico e di produzione e soprattutto per la sua localizzazione, e quando la Valle dell'Albegna cambia in quel punto di confluenza tra il fiume Albegna e il torrente, veniamo da un rilievo molto collinare a poi a partire da quel punto inizia una pianura che arriva praticamente fino al mare, quindi il trasporto delle diverse merci anche per via del fiume è normale. Siamo in un contesto rurale, ma siamo in un contesto di produzione adibita anche allo scambio e al commercio, quindi arriva anche la ceramica di tipo attico. Poi le persone che abitano a Marsigliana, presumibilmente per cui anche quelli della casa delle anfore, non sono i contadini isolati, che anche lì potrebbero arrivare delle ceramiche di tutti i tipi, però non sono i contadini, no, sono alcuni addirittura delle elite, così per dire, che perlomeno per le fasi dell'orientalizzante si sa per i tumuli, che stavano lì. Poi la casa delle anfore per l'appunto è un sito, e così credo rispondo anche una, sì, ecco, poi c'è l'altra domanda di stoccaggio, cioè di stoccaggio di queste merci in anfore e in dolia, ma non semplicemente da stoccaggio, quindi si scambiano. Sono del resto non conosciamo, bisognerebbe anche scavare tutto il resto, perché per il momento la casa delle anfore ce l'abbiamo un po' isolata, però si vede che ci sono altre strutture vicine, quindi quando avremo tutto il contesto suburbano o una parte più ampia del contesto suburbano di Marsigliana, allora potremo rispondere anche a queste domande con un po' più di precisioni. Per il momento le informazioni che abbiamo sono quelle. Sappiamo che è ancora in corso lo scavo. Ancora in corso lo scavo, e non solo dell'edificio, ma anche di tutto il contesto rurale di Marsigliana. Poi, aspetta, Sara, c'è un'altra domanda.
praticamente ti chiedono quali sono gli elementi che fanno ipotizzare la presenza di una struttura più antica a casa delle anfore. Sì, questo è... c'è una pubblicazione recente per cui queste fasi sono state stabilite sulla base dell'analisi delle strutture murarie e quindi si è potuto vedere il rapporto tra le diverse unità murarie e hanno visto che per l'appunto questa, c'erano queste diverse fasi che iniziavano da una prima che era quella a sviluppo lineare, poi in quelle cambiano anche le tecniche costruttive, in quelle successive ci sono anche materiali di riempiego proprio per stabilizzare i muri, ci sono degli indicatori che fanno capire che questa è la fase più antica, o per il momento pensiamo che quella sia la fase più antica. Ultima domanda. Sì. Allora, esistono dei confronti per silos usati come fosse di scarico? Si possono utilizzare anche per più fasi di utilizzo, quindi? Sì, allora, per quanto riguarda i confronti proprio di quello che è la cavità o il silos, abbiamo alcuni esempi sia a Populonia, dove è stata rinvenuta a appoggio del telegrafo una struttura coperta da una semicupola, e anche lì si sono trovati olle in impasto, frammenti di bucchero, diversi elementi che fanno pensare che quella fosse anche una sorta di silos, di cavità per la conservazione di derrate. Poi ci sono fosse adibite, ad esempio a Monteligioni ci sono anche delle cisterne, ma anche in altri siti, cisterne o fosse di produzione, ma non sembra che questo sia il caso. E poi per quello che riguarda anche l'obliterazione della fossa come scarico di materiale edilizio, ci sono esempi, ad esempio a Tarquinia, c'è proprio una fossa dove hanno trovato anche loro una quantità immensa di tegole e anche lì meno coppi, mischiati con alcune produzioni in impasto chiaro sabbioso, ceramica depurata, un po' buttati lì. Quindi quello però che magari è più diverso per il silos della Casa delle Anfore è proprio questa disposizione che abbiamo visto sul fondo di tutti i contenitori, che ci indicherebbe effettivamente una prima fase come poteva essere quella di Populonia o come altre fosse anche in Tarquinia, che servirebbe per l'appunto per la conservazione di derrate. Una volta che non serve più, c'è questo scarico che ha a che fare con un ristrutturamento, con qualche lavoro fatto alla propria casa. Ok, poi, io penso... Scusami perché... Mi sono dimenticata di dirlo alla presentazione, ma approfitto. Noi non abbiamo trovato uno strato di, non di copertura, ma un rivestimento coibettante, però c'è anche da dire che le radici di un albero che è vicino, o il terreno proprio che è acidissimo, si mangia tutto, quasi quasi anche le proprie ceramiche, no, non possiamo dire che non ci fosse. Okay. Non l'abbiamo trovato, l'abbiamo trovato sul fondo. Però appunto probabilmente risaliva poi anche lungo le pareti. Sicuramente, o sicuramente le abbiano sistemato in qualche modo. Poi ecco, ci manca anche la copertura. A parte questo, niente più da dire. Ok, io... Tra me, diciamo, i miei dubbi, le mie curiosità più che altro, poi anche le domande e risposte, quindi... Grazie mille Sara, adesso possiamo passare alle domande dell'intervento appunto di Chiara Pupella e Beatrice Bellini, cioè Chiara per in rappresentanza, su appunto la ceramica longobarda, ecco, più in generale. Io ti volevo chiedere una cosa perché anch'io sono un po' una ceramista e ho studiato anche soprattutto i motivi decorativi e ti volevo chiedere se... appunto erano stati fatti dei confronti per questi motivi decorativi in contesti coevi, anche d'abitato, diciamo nel nord Italia.
Allora, sì, nel senso che in particolare io mi sono concentrata sui confronti degli altri contesti bresciani che appunto ho citato prima, in particolare sicuramente il lavoro che è stato fatto per il monastero di Santa Giulia per Brescia è sicuramente la base da cui partire, perché innanzitutto perché sono stati fatti scavi per molti anni, tra gli anni 80 fino al 1992 mi sembra, quindi siamo comunque nel primo contesto forse più grosso della città, e che ha restituito veramente una quantità molto vasta di frammenti, anche molti recipienti interi se non ricordo male, e quindi diciamo, la mia base di partenza è stata quella. Poi certo, per quanto riguarda i motivi veri e propri, diciamo che più o meno sono quelli che si ritrovano in tutti gli altri contesti. Quindi non c'è un elemento che abbia consentito di dire questo motivo è testato unicamente qua. Le varianti, come ho detto prima, si rifanno anche spesso al gusto degli artigiani. Mm-hmm. E una cosa che sicuramente, diciamo, non permette forse anche di puntualizzare troppo la diffusione dei motivi è il fatto che in Italia, però mi riferisco soprattutto, diciamo, all'ambito bresciano, non sono stati ritrovati punzoni. Che quindi potevano, diciamo, permetterci eventualmente anche lì di confrontare meglio il motivo. Probabilmente non sono stati trovati anche perché venivano utilizzati materiali deperibili come il legno o l'osso. Il legno, sicuro, sì. Però ecco, sì, sicuramente sono motivi che veramente si richiamano molto l'uno con l'altro e allo stesso tempo si rifanno proprio quello che era il gusto e la moda, diciamo, degli artigiani locali. No, ma infatti si vede che ci sono varie varianti alla fine di un unico motivo, no? Esatto, c'è proprio il motivo del rombo, una delle prime forme che ho citato, che quello che rappresenta più varianti, innanzitutto dimensionali, perché sicuramente abbiamo forme più grandi, forme più piccole, che magari venivano impiegate anche sullo stesso reperto, perché comunque la grandezza permetteva anche un'alternanza su più registri. E appunto quindi poi motivi lasciati vuoti, altri campiti con palmette, motivi floreali, e chi più ne ha più ne mette, insomma. Ah, molto, molto belli, erano molto belli quelli che hai messo nella slide. Allora, adesso poi ci avrei un'altra domanda, non so se farla perché o passare alle altre domande, delle altre domande che ho visto che ne hai avute tante. Allora, una domanda. Ti chiedono se sono state effettuate delle analisi chimiche per rintracciare la presenza di residui organici sulle ceramiche, per appunto capire la funzione di queste forme ceramiche. Allora, no, non sono state fatte. Parto innanzitutto dalla lucerna, che è appunto il primo reperto di cui ho parlato, dove appunto ho specificato che sono stati trovati due grumi presenti nelle pareti interne della lucerna, probabilmente d'olio, perché appunto non sono state fatte analisi. Però se non olio, comunque qualche altro prodotto che veniva utilizzato appunto per l'illuminazione. Quindi si può parlare ad esempio di sego, cioè il grasso animale che veniva appunto impiegato. E questo ovviamente unito al fatto, come dicevo prima, delle tracce di combustione che sono state trovate all'esterno, attorno al foro di areazione, questo che ha fatto appunto propendere per un utilizzo del genere per il reperto e non quindi per una sua, diciamo, un utilizzo ornamentale o diciamo resto di magazzino. Però appunto non sono state fatte analisi chimiche, sarebbe interessante sicuramente farle. E allo stesso tempo, cosa che non ho detto perché appunto anche lì non sono state fatte analisi, qualche olla in ceramica comune, di quelle di età longobarda, riportavano delle incrostazioni. Incrostazioni che però appunto non è stato possibile analizzare, anche lì si è supposto che siano incrostazioni di cibo, perché appunto molti, molti frammenti riportano queste tracce di fumigazione che non sono dovute alla, diciamo, ad una cottura mal gestita in fornace, ma proprio per il loro utilizzo. Quindi sì, sarebbe sicuramente interessante. No, quello, Purtroppo, no. Diciamo,
è rimasto così, un lavoro di tesi. No, non è semplice farle, mettiamola, anche dal punto di vista pratico spesso. Sì. Allora, poi aspetta, c'era un'altra domanda. Allora, per quanto riguarda la ceramica del periodo longobardo, sono stati attestati materiali di importazione? E se sì, quali materiali di importazione? Allora, no. Diciamo che per quanto riguarda appunto gli strati di età longobarda, noi abbiamo vagliato tutto il materiale e tutto quello che vi ho proposto oggi effettivamente è quello che abbiamo ritrovato. Non sono stati trovati materiali di importazione e devo dire che anche per l'età precedente, per la fase tardo-antica, i frammenti di terra sigillata sono veramente pochi. Soprattutto diciamo sono state ritrovate anche pareti, quindi pezzi che morfologicamente non ci possono essere di alcun aiuto per identificare le tipologie, quindi le forme. Purtroppo no, quindi non sono state trovate, no, niente. Poi aspetta, c'è un'altra domanda, è un'osservazione. La scodella a figura 1 è forse riferibile alla forma H61B1? Un esemplare simile è stato ritrovato in strati della prima metà del V a Vigo. Ti dico, è un'osservazione. Sì. Allora, diciamo che la forma che io ho indicato, la ACE-104A, è stata appunto prodotta in serra sigillata D1. In contesti bresciani, quindi diciamo non voglio allargarmi troppo anche perché non è diciamo, una classe ceramica su cui io mi sono imbattuta così spesso. In contesti bresciani appunto la forma indicata ACE-61B1 risulta prodotta in terra sigillata D2. Quindi questo è un discrimine che se diciamo la forma dal disegno, come è stato potuto vedere, in un certo qual modo può richiamare anche questa forma che è stata proposta, direi che forse il discrimine sta proprio nella produzione, quindi non terra sigillata D2 ma D1 nel nostro caso. Anche lì poi, come dire, sarebbe effettivamente bello confrontare i pezzi dal vivo, perché non sempre è facile solo dalla forma e da un disegno basarsi effettivamente su un confronto così puntuale, soprattutto in questo caso dove magari le varianti veramente si rifanno a particolari molto minuziosi. Quindi no, direi che insomma rimarrei su questa ipotesi della 104A, però comunque grazie per la segnalazione e l'osservazione. Allora, io posso farti quest'ultima domanda, forse poi sforiamo nei tempi. Cioè, questa domanda riguarda più che altro la ceramica longobarda e premetto che appunto io studio età del bronzo, quindi e in particolar modo queste forme appunto che hai specificato che erano quelle utilizzate per contenere e mescere liquidi, no? Volevo chiederti se era possibile considerare questa classe ceramica come un marker culturale dei longobardi oppure della dominazione longobarda? Sì, sicuramente sì. Diciamo che è anche stato interessante per il contesto bresciano osservare che diciamo prima dell'arrivo dei Longobardi, quindi diciamo in Pannonia, questa classe ceramica veniva diciamo ritrovata soprattutto in contesti tombali. Quindi sicuramente aveva un valore, cioè era diciamo manufatti carichi di valore. Con l'arrivo dei Longobardi in Italia, in particolare appunto con il caso di Brescia, è stato possibile osservare che questa ceramica non era unicamente destinata diciamo a far parte del corredo funebre, ma veniva effettivamente anche utilizzata a tutti gli effetti nella vita quotidiana. Certo, era sempre comunque una classe, come dire, non voglio dire di pregio perché forse sarebbe troppo, però sicuramente anche tutte le tecniche, diciamo i passaggi di lavorazione, di cottura e anche diciamo le fasi di decorazione ci permettono di classificarla come una classe che sicuramente si porta dietro tutto un bagaglio culturale. Quindi direi di sì. Ok. No, grazie per la risposta perché no, figurati, spero, dubbio. Anzi, questo dubbio
un po' storico, mettiamola così. Allora, adesso io penso non ci siano domande più per i vostri interventi. No, non ne vedo. Allora, adesso quindi passiamo alle domande per Antonina Arena, quindi sui Predia Filippianorum e sui timbri e l'allevamento di cavalli. Allora, io... aspetta, Antonina che... sì, ok, ora ti vedo. Allora, ti volevo chiedere se... questa è una mia curiosità, perché appunto ci sono... hai dato anche te molte domande, no? Alla fine del tuo intervento, quindi ecco, io ti volevo soltanto chiedere se questa iconografia, se ho capito bene o se non ho capito, se questa iconografia quindi del cavallo con il delfino era cioè stata trovata solamente appunto in Sicilia o anche in altre aree del Mediterraneo. Scusate, ma io non so se... Allora, attualmente mi senti, Chiara? Sì, sì, ti sento, ma non ti vedo, ecco, io... Allora, attualmente l'iconografia del... Aspetta, prova a disattivare la cam, ecco, che così sentivamo anche male, ecco. Sì, vedi? Ti sentiamo, cioè ti sento un po' male, ecco, più che altro. Ok. E adesso come mi sentite? No, dai, okay. Meglio. Allora, come iconografia del cavallo, attualmente in Sicilia è un unicum, quindi su questo partiamo. Poi in realtà come iconografia a Roma ci sono delle attestazioni di iconografe di cavallo, certo non con questa particolarità e sicuramente non con un delfino associato, un delfino tra l'altro che presenta un'iscrizione. Quindi per quanto riguarda il cavallo, nei doglia urbani ci sono, ma il delfino no, non è stato mai trovato, soprattutto con questa particolarità. L'unico, come vi dicevo, l'unica eccezione è proprio con quella di quel signaculum, che ha proprio tutte quelle caratteristiche anche dell'acclamazione all'interno. E quindi... attualmente siamo ancora ben lontani da poter fare delle soluzioni, dare delle soluzioni definitive ovviamente, però diciamo che come iconografia del delfino attualmente quella con l'acclamazione Spes in Deo sembrerebbe l'unico possibile. Ah, okay. Questo sì. Anche se sono stati ritrovati dei signacula, sempre con dei delfini, ma non con questa coerenza. Quindi ci sono, ma non con magari l'iscrizione all'interno. Quindi al momento ho trovato come unico confronto questo. Ok, perfetto. No, poi dopo appunto si aprono altre domande che ci hai spiegato benissimo. Poi ci sono altre domande degli utenti che hanno chiesto sotto la diretta. Allora, una domanda è, ci sono paralleli a livello strutturale planimetrico con le scuderie di Augusto documentate a Roma lungo via Giulia? Sì, posso già rispondere, questo è uno dei quesiti che mi sono posta durante poi il lavoro, perché vi dicevo di quella struttura lunga di 50 metri che ha queste mura parallele. Il professor Wilson inizialmente la identifica come una stalla, poi
diciamo, abbandona questa idea, abbandona l'idea e la identifica come un Orrium, che in realtà Orrium e Stalla hanno proprio queste caratteristiche di mura parallele. In particolare io trovo dei riferimenti sia per quanto riguarda le scuderie di Augusto proprio nella disposizione di queste mura, ma anche sono state rinvenute sotto il mitro del Circo Massimo, nella prima fase ci sono anche lì delle mura parallele. Tra l'altro anche in quel caso vi era il problema di identificazione, inizialmente era stato identificato come un Orrium e poi si sono invece hanno optato per un allevamento o comunque una stalla. Quindi ad oggi anche il caso di Gerace, di questa lunga struttura, avete visto, non è stata scavata nella sua interezza, quindi non ci possiamo ancora sbilanciare sulla destinazione d'uso, anche perché questa struttura si trova vicino alle fornaci. Diciamo che è molto indicativo mettere il fieno, il grano vicino a quelle strutture, quindi ancora sono in corso gli scavi e quindi bisogna aspettare. Però allora, ci sono dei paralleli. Sì, tra con quelle di Roma, delle scuderie di Augusto, no, giusto? Sì. Allora, adesso scusate, faccio un'altra domanda, ne sono un po'. Allora, esistono delle attestazioni del volo laterizio al di fuori del territorio di Gerace? Sono state, ed è quello uno dei problemi che adesso bisogna comprendere, perché a 12 chilometri dal sito sono state rinvenute due tegole, però in rinvenimenti sporadici, quindi neanche i sostrati. Questo è il sito è a Piano della Clesia, in provincia di Caltanissetta, e quindi adesso bisogna comprendere se queste tegole, e quindi siamo ancora lontani da poterlo dire, le tegole fanno parte della commercializzazione. 12 chilometri può significare una commercializzazione localissima, locale, vicinissima, oppure può attestare, come vi dicevo, la presenza del fundus dei predi a Filippia Norum, perché l'iscrizione è indicativa, l'iscrizione del mosaico ci dice che ci troviamo in queste terre dei predia, quindi è plurale. E a 12 chilometri possono far parte dello stesso fundus. L'estensione non è tantissima, non è tanta, quindi vedremo se fanno parte queste tegole dello stesso fundus oppure della commercializzazione del prodotto, e quindi le fornaci che sono state rinvenute a Gerace possono essere parte di una macchina operativa di più ampio raggio, invece di essere delle fornaci solo relative alla villa stessa, quindi al sostentamento della villa. Ok, va bene, grazie, scusa, che hai veramente tante domande, quindi... Ho visto. Dobbiamo andare un po' veloci. Allora, un'altra domanda ti chiedono se sono stati ritrovati dei punzoni per i bolli. Inoltre, a che ciclo produttivo era destinata la fornace rinvenuta nel sito? Per quanto riguarda i punzoni non sono stati rinvenuti, quindi ancora no. E per quanto riguarda le fornaci, all'interno delle fornaci ci sono degli scarti di tegole, sempre con i bolli filippiani, quindi fanno parte sempre del ciclo produttivo delle tegole, dei coppi che poi sono stati rinvenuti negli strati di crollo a livello anche di superficie. E poi quello che non ho detto per ragioni di tempo è che oltre a questi bolli sono stati rinvenuti altre tegole con bolli che non hanno la scritta filippiani ma impronte, quindi queste fornaci
diciamo che sono abbastanza grandi da poter colmare anche altre tipologie di tegole, di coppie. Ok, grazie. No, perfetta come risposta. Poi aspetta che ce n'è un'altra. Allora, prevedete delle analisi chimiche sui campioni di suolo archeologico per determinare le sostanze organiche assorbite, quindi utili a discriminare le attività svolte e la presenza di animali? Allora, sono state fatte sul pavimento di quella lunga struttura queste analisi dei fosfati che hanno dato esito negativo, quindi non sono state trovate tracce di urina di cavalli e quindi questo poi ha portato all'esclusione del professor Wilson dell'interpretazione della stalla, però bisogna comprendere quanti campioni sono stati fatti. Dove sono stati fatti? Perché ad oggi non ci è consentito sapere, non lo sappiamo quindi con esattezza. Le analisi sono state fatte, però, e quindi quella ha dato l'esito negativo. Ah, ok. Sì. Grazie per questa risposta. Adesso penso sia l'ultima domanda. Allora, ti chiedono se sono state effettuate delle analisi del paesaggio, magari volte ad individuare le tracce di appezzamenti per l'allevamento di cavalli o a strutture compatibili nell'area circostante alla villa. No, nessun tipo. Al momento è proprio, siamo alla fase embrionale degli studi, quindi è appena iniziato, anche perché le tracce le tegole ci davano l'indicazione di un possibile allevamento di cavalli. Soltanto negli ultimi anni sono state rinvenute le ossa equine, quindi questo un po' avvalora di più quelle ipotesi, però adesso bisogna appunto fare tutto quello che è un'analisi del paesaggio per vedere se ci sono allevamenti di cavalli. Ok, no, grazie mille, no, anche questa molto esaustiva come risposta. E io penso non ci siano più domande, sto cercando, ma non, diciamo, hai risposto appunto benissimo a tutte queste domande, ci hai chiarito i nostri dubbi. Grazie mille. Bocca al lupo per il seguimento. Grazie, Chiara. Allora, adesso invece continuiamo con le domande per Andrea Terziani. Andrea, anche tu, come avevo detto ad Antonina, cerchiamo di appunto dare risposte abbastanza brevi perché il tempo stringe. Allora, ti volevo chiedere, per quanto riguarda appunto Spaccasasso, quindi, e la miniera e la commercializzazione del cinabro, ti volevo chiedere che ruolo potrebbe aver avuto la miniera di Spaccasasso nella commercializzazione del cinabro, cioè se esistono già comunque delle ipotesi su appunto il ruolo o alle rotte che potrebbe aver seguito il cinabro passando da Spaccasasso, partendo da Spaccasasso. Beh sì, allora, ho già affrontato alcune ipotesi nel mio lavoro di tesi magistrale, chiaramente più ampio di questo contributo, e ovviamente osservando non solo il sito di Spaccasasso, ma la sua relazione con altri siti, come per esempio le testimonianze estrattive sul Monte Amiata e anche i vicini affioramenti del Monte Argentario, si potrebbe pensare, anche sulla base del fatto che a Spaccasasso sono emersi alcuni materiali realizzati in un litotipo diverso da quelli finora elencati, come un mazzuolo in diorite, e la diorite proviene esclusivamente, così come le eucograniti, dall'arcipelago toscano, più precisamente dal Giglio, e vedendo proprio che il Giglio si trova antistante al Monte Argentario, si può ipotizzare uno sfruttamento, quindi non solo per il contesto di Spaccasasso, ma anche quello per i filoni cinabriferi dell'Argentario che andrebbero indagati per notare se vi sono appunto tracce di lavori estrattivi condotti in quell'epoca, e quindi si potrebbe ipotizzare anche ad una rotta del cinabro di queste aree, non solo terrestre,
una direzione terrestre, ma anche una rotta marittima, similmente a quanto è avvenuto anche per commerci quale quello dell'ossidiana, che prende avvio proprio a partire dal Neolitico. Ecco, questo è quanto. Chiaramente questo è solo un'ipotesi e andrà maggiormente valorata con il prosieguo delle indagini e degli studi. Allora, io, grazie Andrea, scusa, non ti sentivo per un certo punto, ti volevo chiedere poi, c'è un'altra domanda che ti chiede se il sito di Spaccasasso, visto che è situato comunque all'interno di un parco, se è fruibile da visitatori. Allora, certamente è fruibile, ma chiaramente solo su prenotazione, dato che appunto si trova anche in un luogo di difficile accessibilità. Ovviamente già nel passato, in sinergia con l'ente Parco Regionale della Maremma e con l'Università, quindi è stato possibile effettuare una giornata ad hoc in collaborazione anche con le guide turistiche della cooperativa Le Orme, le quali hanno permesso con chiaramente noi archeologi la conduzione di un gruppo ristretto di persone sul sito per spiegare appunto la storia del sito e lo status quo degli scavi, ma anche per far comprendere proprio la vocazione mineraria dell'intero poggio all'interno della suggestiva cornice proprio del parco naturalistico della Maremma. Quindi ecco, questo è quanto. E poi anche nel passato sono state condotte altre iniziative che hanno visto sempre il coinvolgimento di persone esterne. Ad esempio, per un anno, durante il 2017, la campagna di scavo del mese di giugno ha visto l'affiancamento a noi archeologi operativi sul campo anche dei ragazzi del quarto anno dell'Istituto Minerario di Massa Marittima Bernardino Lotti, che hanno potuto osservare intanto apprendere i rudimenti proprio del lavoro sul campo dell'archeologo e partecipare all'attività di stoccaggio del materiale archeologico, esercitandosi poi l'anno successivo anche su esercizi di prima schedatura del materiale litico recuperato dal sito e che è oggetto appunto del mio lavoro. Ok, grazie. Allora, adesso un'altra domanda. Ti chiedono se sono state documentate tracce di cinabro nei siti in grotta che si trovano nelle vicinanze. Non ho capito se appunto quelli. Allora, intanto c'è da dire che nelle evidenze archeologiche il cinabro spesso e volentieri è sottovalutato e oltretutto con il corso del tempo tende ad alterarsi molto facilmente, diventando quasi nero, trasformandosi in metacinabro. Quindi si è scoperto spesso e volentieri che anche molti pannelli decorativi, per esempio quelli decorati nel cosiddetto rosso pompeiano, si era fatto ricorso a questo pigmento. Ora, per quanto riguarda uno dei contesti più vicini, ma che chiaramente non è direttamente nel parco, abbiamo la conferma che trattasi di cinabro per quanto riguarda il cranio proveniente dal sepolcreto rinaldoniano della Sgurgola, ma ci troviamo nel Frosinonate. Mentre per quanto riguarda un contesto più vicino, ma di epoca storica, Populonia, i pannelli decorativi, decorati appunto in rosso, dalle analisi è emerso trattarsi di cinabro. È chiaro che è già in corso la caratterizzazione proprio del filone cinabrifero di Spaccasasso, per poter poi effettuare su vari rinvenimenti provenienti da contesto limitrofi e non una simiglianza o meno tipi di pigmenti utilizzati, quindi se sono compatibili o meno con quello proveniente appunto da Spaccasasso. Quindi questo è un lavoro in fieri, ecco. E questo poi ci potrebbe permettere anche proprio di inficiare riguardo le possibili rotte che il cinabro di Spaccasasso, ma non solo, quello amiatino, quello eventualmente dell'Argentario o anche nell'Alto Lazio, hanno preso. Ecco, questo sì. Per rispondere anche alla mia domanda che ti ho fatto prima. Si collega bene, ecco, diciamo, si collega bene anche a quella di prima, esatto. Allora, poi aspetta, ci abbiamo altre due domande. Allora, ti chiedono se è possibile svolgere analisi archeometriche sul cinabro per distinguere il luogo di estrazione.
E se sì, se sono state svolte a spaccasasso? Allora, sì, ripetendo un po' quanto già ho detto, è in corso proprio la caratterizzazione chimica del cinabro presente a Spaccasasso, nei Monti dell'Uccellina. E chiaramente è in corso anche la caratterizzazione di quello appunto amiatino. Quindi sì, è possibile svolgere queste analisi ecometriche che sono attualmente in corso. E ovviamente si dovrà poi cercare eventuale confronto, riscontro, con quanto emerge da altri siti, per esempio materiali che presentano tracce di questo pigmento, come abbiamo visto, spesso siti, e mi riferisco al momento solo a siti italiani, di carattere funerario. Posso fare riferimento a quello di Sgurgola, come abbiamo già detto, ma posso fare riferimento alla Vela di Trento e addirittura anche alla necropoli di Galliano nel comune di Palagiano in Puglia, inquadrabile nell'orizzonte Serra d'Alto. Ecco, questi al momento sono quelli più evidenti. È chiaro che va ribadito, il ruolo di questo pigmento è spesso troppo sottovalutato e quindi è necessario un prosieguo di questi studi, questo ovviamente. E poi spesso e volentieri quello che potrebbe essere facilmente interpretato come cinabro può essere anche un altro tipo di ocra, può essere semplicemente delle matite, come ricorre anche in contesti cultuali precolombiani, quindi del Sud America, dove l'ematite è stata utilizzata assieme al cinabro sempre per scopi cultuali, nella decorazione di forme vascolari impiegate in contesti cerimoniali. Ecco. Ok, grazie mille Andrea. Aspetta, l'ultima domanda per te è ti chiedono se è possibile svolgere, non l'ho già letta, hai pensato di integrare il database in una base GIS di scavo per condurre l'analisi anche in base al luogo del rinvenimento o la distribuzione o eccetera eccetera, diciamo. Sì. Allora, ovviamente il database per tutti i reperti di Spaccasasso, sì, il database, la piattaforma GIS per tutti i reperti venuti fuori dal sito è già preimpostata. Chiaramente nel mio lavoro questo non è stato possibile, ma è un obiettivo, proprio perché in questo modo sarà possibile osservare magari all'interno dell'area scavata, che ricordiamo per ora è solo la fase terminale dell'impianto estrattivo, potremmo osservare magari delle densità, delle concentrazioni, quindi compiere analisi spaziali essenzialmente, per poter quindi comprendere meglio la gestione degli spazi all'interno di questo sito a vocazione mineraria. È chiaro che però prima di fare questo è stato necessario elaborare il database per una corretta schedatura dei reperti in questione, che ricordiamo non trovano in letteratura per la loro classificazione riscontri troppo puntuali. E quindi un primo problema è stato proprio l'elaborazione di questa scheda analitica e poi, secondariamente, con l'analisi di 2000 reperti, che sono quelli attualmente venuti fuori dallo scavo, è stato poi possibile evidenziare la presenza di determinati tipi e varianti connesse alle varie fasi dell'attività estrattiva. Quindi questo, chiaramente, è preliminare poi a altri tipi di analisi spaziali, in questo caso, sì. Ok, grazie mille Andrea, anche tu molto esaustivo, come tutti, avete risposto a tutte le domande. Adesso passiamo alle ultime domande per l'ultimo intervento, quello di Sibona Berardino, sulla ceramica islamica in Arabia Saudita. Allora, io ti volevo chiedere soltanto una mia curiosità, perché mi ha incuriosito appunto questa continuità nelle forme ceramiche pre-islamiche nel periodo, appunto, nel primo periodo islamico. Cioè, è una tendenza comune nell'Arabia Saudita, anche nelle altre regioni dell'Arabia Saudita, oppure è caratteristico? Allora, diciamo che è una tendenza generale, nel senso che ovviamente un nuovo conquistatore non è una causa per
non è la ragione per cambiare la tecnologia produttiva della ceramica o per esempio per cambiare la tecnologia culinaria. Quindi è un qualcosa che si riscontra sempre. La ceramica di prima epoca islamica, quindi del califfato ortodosso e anche di parte del califfato ammayyad, è proprio una ceramica di rielaborazione in cui in qualche maniera si vanno ad assimilare tutta una serie di caratteristiche tecniche, si vanno anche a fondere insieme tendenze che vengono anche da luoghi geografici diversi tutto sommato, e quindi poi vengono rielaborate e riprodotte in una nuova chiave. Questo per quello che riguarda la ceramica, ovviamente quella invetriata, quella della corte, la ceramica magari anche di alto livello. E questa tendenza si riflette nella quotidianità in questa continuità produttiva. Quindi diciamo sì, per rispondere, è una tendenza diciamo generale. Come è noto, la cultura materiale ovviamente cambia più lentamente rispetto a tutte quelle dinamiche sociali, politiche, insomma di politica internazionale. A maggior ragione il califfato deve proprio rielaborare tutta una serie di elementi in una nuova chiave, e quindi è un elemento caratteristico sia della ceramica comune che di quella insomma un po' più raffinata. Quindi ok, c'è sempre questa integrazione costante. Sì. Ok, allora adesso scusa che anche tu hai diverse domande. Sì. Allora, la prima domanda. È stato possibile fare dei confronti con i materiali dell'Africa del Nord? E se sì, da quale paese o contesti? Allora, dunque, per una questione di possibilità di collegamento oltre che di prossimità geografica, nel senso che ovviamente io ho cercato di seguire quelle che sono le direttive dei percorsi dell'AGE, quindi le strade che venivano ovviamente percorse più frequentemente, l'Egitto è sembrato il paese ovviamente più consono per quelli che riguardano i confronti con la parte dell'Africa settentrionale. Però non sono riuscita a trovare degli elementi di confronto forti, ma perché la ceramica di Douma ha delle caratteristiche che sono fortemente locali e regionali. Quindi ovviamente io nei confronti vado ad allargarmi, è chiaro, e l'ho fatto anche per quello che riguarda la tesi magistrale, tuttavia, a parte qualche frammento di Akabaware, non è stato trovato altro che possa essere, diciamo, ricondotto alla zona che va verso l'Africa. Non c'è nulla al momento. Non c'è, quasi come anche una rielaborazione locale, no? Di vari elementi, quindi una regionalizzazione molto forte, ecco, mettiamola così, forse, ecco, mi sono spiegata male. Sì, no, la produzione è chiaramente locale e regionale, e le ricerche di confronto sono state effettuate per i motivi che ho detto con l'Egitto, ma a parte un paio di frammenti che sembrano essere di importazione, quindi legati all'attraversamento di una strada che magari iniziava in qualche punto dell'Africa, passava per un percorso che andava dall'Egitto alla penisola del Sinai, passando dal vicino Oriente, eccetera, non è stato trovato altro. Ok, quindi... Ok, adesso aspetta, un'altra domanda. Se ti chiedono se sono stati fatti degli studi sulle fonti testuali di epoca islamica. Allora, l'unico studio che è stato fatto è del 1995 di Al-Sudairi, che è un arabo che ha fatto uno studio generale su tutte le fonti preislamiche ed islamiche che riguardano l'oasi di Dumat al-Jandal. Ovviamente però è stato fatto in traduzione per noi europei, e quindi è chiaro che in qualche maniera si vadano a perdere tutta una serie di informazioni legate alla lingua, e la questione è che ad un certo punto, quindi come al solito, come ho detto durante la presentazione, dal secondo quarto del IX secolo le informazioni storiche sono pari quasi a zero, e quindi vengono prese in esame tutta una serie di fonti pertinenti alle tribù dell'oasi che girano intorno all'oasi e gravitano intorno anche alla regione di Al-Jof, però fonti proprio sull'oasi non ce ne sono.
o meglio bisognerà aspettare magari viaggiatori europei che magari trattano dell'oasi dal punto di vista architettonico, quindi ne analizzano le rovine, però ovviamente c'è un gap che è quello del Middle Islamic, dove noi veramente non abbiamo fonti testuali a cui fare riferimento. Ok, grazie mille per la risposta. Adesso aspetta l'altra domanda. Allora, a quanto ammontano i frammenti? Ti chiedono. Allora, sì, dunque, quelli che ho processato sono 6.000 in totale, tra la tesi magistrale e l'inizio del dottorato. Dal settore B nello specifico è stata fatta una stima prima del dottorato e quindi tra il 2017 e il 2018 ci sono circa 5.000-5.500 frammenti, mentre in generale è stata fatta una stima basata sulla capienza dei vari secchi, delle cassette, eccetera, e siamo a un ammontare di circa 100.000 frammenti. Quindi è un quantitativo enorme ed è per questo che ovviamente anche nello studio si sta facendo una selezione sulla base delle trincee, dei livelli di vita piuttosto che di quelli di abbandono o di quelli rimescolati, quindi si cerca di avere a disposizione ovviamente un campione esemplificativo, perché 100.000 frammenti è il lavoro di una vita, diciamo. Sì, è possibile anche da soli in un dottorato appunto far studiarli. Allora, poi un'altra domanda è, ed escludere per l'invetriata una produzione locale o proveniente da contesti affini? Allora, per esperienza, ti dicono appunto che è attestata anche in alcune zone del Kuwait, quindi... Dunque, per quello che riguarda l'invetriata turchese, premetto che forni non sono stati trovati. Ovviamente la missione lavora prevalentemente a livello archeologico nel cuore dell'oasi e all'esterno si effettuano delle survey. Nel cuore dell'oasi non sono stati reperiti fornaci, ma questo è chiaro, nel senso che ovviamente nei pressi di un castello, di una moschea così importante, è difficile collocare una fornace, diciamo, stabile che possa per l'appunto essere dedicata alla produzione di ceramica invetriata. Questo per i fumi, gli scarti di produzione, tutto quello che insomma è legato alla ceramica invetriata. Sono stati trovati dei distanziatori a zampa di gallo, che potrebbero essere ovviamente indicativi. Sono stati trovati dei frammenti che presentano delle colature di vetrina che potevano essere indicativi di una sorta di errore di produzione, però diciamo è stata fatta l'analisi archeometrica sulle vetrine di questi frammenti e risulta in realtà essere una concomitanza di elementi e di diciamo processi post-giacitura che hanno creato questa sorta di patina vetrosa che però non è piombifera, quindi è da escludere la questione, è da escludersi. Ora, per quanto riguarda l'analisi autoptica degli impasti di questi frammenti di invetriata, sembrano in qualche maniera rimandare alla ceramica invetriata che viene dal resto della penisola arabica. Per esempio la turchese ha un impasto giallino, molto giallo paglierino, molto sabbioso, e presenta un'invetriatura priva di ingobbio, abbastanza irregolare, con una forte decadenza, e questa ceramica si ritrova praticamente ovunque in Arabia, quindi per l'appunto in Kuwait, negli Emirati, in Oman, in altri siti dell'Arabia Saudita, per cui è difficile pensare al momento ad una produzione in loco dell'invetriata, piuttosto mi viene da pensare ad una circolazione di questi vasi come contenitori. D'altronde l'invetriata verde o anche per esempio la turchese non sono delle produzioni di altissimo livello, piuttosto sono dei contenitori che in qualche maniera viaggiano in virtù del contenuto probabilmente. Quindi al momento non abbiamo attestazione di una produzione in loco, potrebbe essere un qualcosa di regionale con ampia circolazione. Io sarei propensa a pensare ad un'importazione. Per quello che riguarda la verde, certamente dalle zone dell'Iraq. Per quello che riguarda la turchese, sarebbe interessante cercare di capire, insomma, quale possa essere stata la fornace di approvvigionamento. Ma si tratta di un numero così esiguo di frammenti che ovviamente il grosso delle analisi archeometriche si sta concentrando su altro. Tuttavia, ci stiamo lavorando. Ok.
Grazie mille, penso non ci siano più domande, per abbiamo anche sforato, non di tanto, dai, un quarto d'ora. E niente, io adesso terminato questo panel riguardante la cultura materiale, ringrazio nuovamente gli organizzatori di Spring Archaeology appunto per avermi coinvolta in questa iniziativa. E vi ricordo anche che c'è questo pomeriggio il panel riguardante archeologia e nuove tecnologie alle 15 con Giulio Poggi che modera appunto questo panel. Vi ricordo anche di andare a vedere poi a consultare i poster che saranno sempre online nel sito di Let's Dig Again, il cui link sarà al di sotto della diretta YouTube. Io vi ringrazio per l'attenzione, per appunto averci seguito fino ad ora e vi saluto. Grazie mille a tutti e a questo pomeriggio.